duro il sangue nobile, rosso è la passione, fin da quando ero bambino, ti scorre nelle vene, è una poesia che viene da lontano, mi emoziona ancora se la recito piano. Negri fulani spavinati, tumburusiani spogli, Verani, Bulgarelli, Mirs, Aller, Pasuti, Bernardini. La 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 Bologna. Le mie gambe sono con te, le mie mani sono con te, la mia voce canterà fino a lassù. Buonasera e benvenuti a Io, Luca e il Rossoblù, la nostra trasmissione che si occupa di passioni, passione calcistica, ahimè, col cuore che sanguina, ma non solo di questo. E come potete vedere qui all'Art Music School abbiamo messo su qualcosa che riguarda altre passioni. Siamo ben felici di inaugurare la trasmissione di questa sera con una squadra che funziona, anche perché quella calcistica insomma funziona un pochettino meno. A voi la parola, anzi non solo, a voi Lugola, Serenella. Grazie. E poi facciamo due chiacchiere. Presentiamo un po' questo corso, diciamo chi presentiamo sono. Il corso, presento io. Facciamo così, allora, presentiamo prima solo chi sono le i, ragazzi, nomi. I nomi delle l'età, delle il peso, le misure, allora quella vediamo no, perché un po'. Non sappiamo i ruoli. Betti. Allora, non so ancora tutti i nomi, non vorrei fare, perché il corso è appena iniziato, quindi non è un demerito mio. Ainoa. Del resto anche Pioli non sa ancora tutti i nomi dei padri del Bologna. Non so. Ce ne abbiamo così tanti. Vai, Patrizia. Poi mi sto ricordando tutti. Melissa. Ughetta. Poi abbiamo Rachele e l'unico beato uomo del gruppo, Giampiero. Io sono Serenella, sono l'insegnante e a questo... Voi? È un gruppo che fa musica amatoriale per divertimento. Vi divertite? Molto. Bene, allora fate divertire anche noi e poi facciamo. Sì, questa è una canzone che abbiamo preparato stasera, è un pezzo che abbiamo scritto io e Melissa, e con l'aiuto appunto del gruppo iVox ve la faremo ascoltare. Si chiama Angelo. Vi ascoltiamo. Si chiama? Angelo. Angelo. Thank you.
sto soffrendo, stavo anch'io cadendo, certo stavo anch'io cadendo, fammi volare. Capelli sono lo specchio del nostro benessere. Prendersene cura significa affidarsi a chi garantisce la loro salute e bellezza. Istituto Giglio & Co. Chiedeva Serenella, o meglio Sara Sei, mi chiedeva com'è andata, se ci è piaciuto questa introduzione. Io ho detto caspita, meglio di così non poteva andare. Vi ringraziamo, ma noi siamo felici veramente di essere qui all'Art Music School, ospiti vostri per la nostra trasmissione. E allora, ovviamente essendo tu la tutor, l'istruttrice di questo corso, ti chiedo, se il corso è già chiuso, di che cosa si tratta, raccontaci un po' che cosa fate, ecco, e da quando siete partiti. Allora, il corso nasce dall'anno scorso, quest'anno diciamo è la seconda settimana, per cui non è ancora chiuso, anzi invitiamo uomini a iscriversi perché sono 10 donne e un uomo in questo corso, per cui invitiamo gli uomini a cantare, perché in genere sono sempre più le donne che vogliono cantare, ed è un peccato perché... Sì, perché cantano meglio le donne. Beh, non è detto, vabbè. E niente, praticamente è un corso che si occupa di musica e lo fa in maniera amatoriale, divertendosi. Quindi è aperto per tutte le età. Sì, insomma, l'importante, sì, bene o male sì, vanno dai 28 ai 50, abbiamo anche insomma degli over 40, tutta gente che ha voglia di divertirsi e di imparare comunque un po' la tecnica, comunque si studia lo stesso tecnica. Si fa anche canto corale e facciamo un'ora alla settimana, più nel pacchetto ci sono anche delle individuali dove si studia con l'insegnante a tu per tu, si fa la tecnica. E quindi tu puoi dare a queste aspiranti artiste
l'esperienza di un artista, perché sappiamo che hai avuto e spero continuerai ad avere delle esperienze come quelle che conosciamo, tipo Sanremo. Sì, quello diciamo è stato il mio passato, che assolutamente non rinnego, anzi è stato, cioè, ho fatto anch'io la mia piccola carriera, 2 volte il festival, 3 album. Niente di che. Però adesso do spazio ai giovani, io ormai sono vecchietta certo, quindi... Parla per te. Io sono giovanissimo. Adesso sto dietro, insegno, produco, scrivo musiche. E ti appassiona questa nuova esperienza? Ti dirò, all'inizio non mi entusiasmava molto insegnare, invece cominciando a farlo, circa, in realtà lo faccio già da 8 anni, e ho scoperto una passione nuova, perché è bello dare qualcosa di te alle persone ed è in cambio ricevo tantissimo. E per cui sono molto felice di insegnare. Questo non significa che la mia vita si stia fermando all'insegnamento. Mi piace anche scrivere musica, mi piace produrre, fare concerti, comunque canto ancora in giro, anche se sono vecchietta, però sì. Quindi però insomma alla fine sto un po' più dietro rispetto a prima, non rinnegando appunto tutto quello che ha fatto, che è stato bellissimo. E ho avuto 3 anni di tournée, di soddisfazioni, sì, tante piccole soddisfazioni, sì. Senti, è un gruppo che fa squadra, per chi volesse iscriversi, è un gruppo che fa squadra, è un gruppo affiatato? Molto affiatato, questo è altro che... No, questo è proprio uno squadrone. Sai, noi occupandoci di sport... Quindi io sono squadra, l'allenatore, giustamente, certo, sono il vocal coach che... No, è una grande squadra, devo dire che si è formato un bel gruppo, si sta molto insieme, questo deve essere. Certo. Musica, condivisione, divertimento. Allora... E anche studio della tecnica. Eh beh, certo. Sto morendo dal caldo. Non c'è piacere senza sacrificio. Posso levarmi? No, perché... Non fare così, io... Sto morendo. Adesso... E che non volevo mostrare questo animalaccio che c'era no, perché... nel braccio. Ma... Allora... Sto morendo. Ho fatto di tutto per... Scusate. Oh. Per stasera ti ringraziamo, noi continuiamo con le passioni sportive, quelle che invece ci fanno molto soffrire, ci sarebbe bisogno di tanto tanto studio, però con l'impegno a rivedervi durante la nostra dormiamo stagione. Dormiamo qua, mangiamo qua praticamente. Benissimo. C'è anche un bar, un ristorante, c'è tutto in questa scuola, tutto quello che vuoi. Grazie. Nei limiti. Grazie Sara Sei. Sì. Grazie Serenella. A te. Alla prossima. Ciao. E noi andiamo avanti, avete visto con che plastico movimento mi sono rialzato, andiamo avanti con la nostra trasmissione e cominciamo a parlare di temi sportivi. Ovviamente vi presento i nostri ospiti, anzi scusa caro procuratore, scusa se non ti do subito la parola. Ciao. È tornato il nostro opinionista, opinion leader, opinion maker, Luca. Luca, ti presento intanto chi sono gli ospiti di questa sera, perché non lo sai, quindi è giusto che tu lo sappia. Abbiamo alla nostra destra, quello in fondo lo conosci, no? Certo. Come si chiama? Lo dici Lorenzo. Tu? Lorenzo Dobolletta, il nostro tattico, il nostro stratega, il nostro esperto. Quello che cazza la randa, come si dice così, non so, ma di solito in questa America's Cup che sta diventando un naufragio per i colori rosso-blu, alla sua sinistra, alla sinistra di Lorenzo, c'è un allenatore, ma che dico, un uomo, una leggenda, un mito, perché abbiamo fatto insomma tanti anni fa, ma anche di adesso, sempre Michele Frasca. Avrei una domanda. Fai una domanda. Che squadra hai allenato? Ho allenato Fortitudo, calcio chiaramente. Non hai il microfono, quindi passiamo il microfono. Ho allenato per tanti anni la Fortitudo Calcio, poi Castenaso e Atletico Van Gogh. Ti sei mai trovato nelle condizioni in cui in questo momento versa un tuo collega
di ruolo che si può più... Beh, io a Castenaso, dopo un avvio folgorante da neopromossa prima in classifica, ho inanellato ben 5 sconfitte consecutive. E un esonero, chiaramente, perché ci stava. Allora dopo mi sono trovato. Ci racconterai come si vivono questi momenti. Ma non c'era Zamparini. No, non c'era Zamparini. Però ha detto che è stato esonerato, quindi come se ci fosse. No, ci stava. Ok. E poi abbiamo Francesco Garagozzo, agente di calcio di basket, procuratore di calcio di basket. Buonasera a tutti, grazie. In questo momento probabilmente dialoga più volentieri con i cestisti che con i calciatori. Non, allora, chi fa il mio mestiere non deve tifare, dai, diciamo così. Non deve tifare con la V. Tifare, dai. Diciamo che ho cominciato da piccolino a seguire la Virtus. Però adesso seguo tutte e due le squadre allo stesso livello, sia Virtus che Fortitudo. Sono commosso da Fortitudine. Poi c'è Diego qua, quindi insomma non sono potevo commosso, guardate, dire diversamente. La lacrima che mi segna, ma non vorrei che mi lasciasse una ruga. Sapete, nel mio viso era Angel, non vorrei che ci fosse una ruga. Direi allora, detto chi converserà, chi tocca il compito, l'onere di parlare questa settimana delle vicende, delle tragiche vicende dell'odissea calcistica, passiamo, scusate, ma ovviamente ci spetta sentire il commento dell'opinionista, anche se non lo ma no, non si fa così. Cioè, sei in onda, tu non puoi fare così, cioè, non so io, si senti ti sembra una cosa normale. Gli opinionisti sono fatti così, sono delle persone estrose e non si sa mai che cosa passi da quel capino. Intanto, visto che parliamo della testa, perché ti sei tagliato i capelli così? Perché volevi essere? No. Aspetta. Perché avevo caldo, perché ci mettevo molto per asciugare i miei capelli e perché mi piaceva un po' il taglio di diamanti, allora... Così, ti piaceva il taglio e di diamanti? Ma soprattutto perché sentivo caldo e perché per i capelli. Ah, caldo, perché novembre adesso... No, per i capelli, per i capelli. Però, insomma, il taglio è di quello di... Sì, mio. Infatti... Il cui presente Diego ti ha già soprannominato Lucalino, non Luca, ma Lucalino, perché cioè, sei un Luca. Stai fermo, non devi parlarci, non devi. Devi solo parlarci dentro. Vai. Bene. Allora, purtroppo abbiamo condiviso la visione della partita domenica, non purtroppo perché siamo stati insieme, ma per quello che abbiamo visto. Raccontaci un po' com'è andata. Male. Direi che la parola dice tutto, con questo potete concludiamo qui la nostra trasmissione. Male. Ma hai sperato che cosa l'hai vissuta? Allora, io nei primi minuti prima del rigore pensavo che dominavamo questa partita, poi però dopo... Infatti la stavamo dominando. Sì, però dopo poi ha fatto gol al Sassuolo con un rigore inesistente di... chi era? Berardi, rigore inesistente. Poi possiamo dire quello che hai pensato dell'arbitro in quel momento? No. Bip. Ecco. Poi ci ha fatto gol 1-0, però insomma potevamo ancora... Sì, poi avevamo molte speranze, poi con la papera di Curci sul tiro di Flores. Tu hai per te è stata una papera di sì, Curci? Sì, cioè. Però veramente. Cioè, in che senso? Spiegami, perché è una perché papera? Perché la palla, fai finta che questa è la mano, la palla gli è andata qui. Ah, cioè... Dalla sua parte poteva essere creativo. Sì, tu l'avresti parata. Io sì. Ah,
vabbè, tu c'è di sicuro. Ma scusa, mettiti a disposizione, no? Cioè, non ho capito, te l'ho già detto l'altra volta. Allora, 2-0, che cosa hai pensato? No, perché stavamo giocando molto bene, stavamo, cioè, stavamo, cioè, dai, allora, stavamo dominando la partita anche dopo il 2-0, poi Diamanti ha fatto gol sul rigore, da lì ci siamo più ripresi, abbiamo più giocato meglio e alla fine però non ce l'abbiamo fatta, sì. Anche per il campo bagnato. Stai studiando storia, vero? Non l'italiano. Storia. No, più giocato meglio, va bene, lasciamo stare questa cosa qui, anche perché non è un'interrogazione. Tu, poi un opinionista, scusate, tu, un opinionista può dire quello che vuole. Non parliamo di compiti adesso. Di solito in televisione, sono meglio? Io vi chiedo, sono meglio? Parlano meglio? Ecco, eh? E allora, scusate, l'opinionista non si discute, si ama. Senti, allora andiamo avanti. Secondo tempo, allora, rigore del Bologna 2-1, cosa pensi? Ce la facciamo? Sì, ce la facciamo, però il rigore io credevo che la sparava alta. Ah, cioè tu pensavi che la sbagliava? Oh, ma anche il tiro che ha dato. Anche il vero? Tiro che ha dato. Secondo il tiro proprio l'ha messo, ha beccato la traversa. Scientificamente anche. Perché era preoccupato. Io credevo che la metteva alta. Però ha fatto gol, quindi ci siamo trovati 2-1. Strano a dirsi, la palla è entrata anche a nostro favore, come non succede mai. Ma secondo te, ti chiedo, tu che sei un opinionista e sei così esperto, perché il Bologna fa così fatica a far gol? Qual è il problema? Perché... Cosa non funziona? Non funzionano i passaggi o non funziona chi la dovrebbe mettere dentro? Chi la dovrebbe mettere dentro? Ma secondo te... È una questione di perché non sanno tirare o perché sono troppo agitati? Perché sono molto agitati. Per esempio, qual è stato secondo te nel secondo tempo l'azione più bella che ha fatto il Bologna? Quella di Cristaldo. Quella di Cristaldo? Quella che quando era per terra. Ha tirato, che se, tirata? Mancava 4 minuti alla fine? Scusa, chi sei tu? Il suggeritore? Non hai neanche il microfono, qui parla solo l'opinionista. No, ti ricordi che l'hai detto anche te? Allora? L'ho detto anch'io. No, ti ricordi mentre guardavamo la partita che certo, te avevi detto, mamma mia Cristaldo. Bip, 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 in continuazione. Mamma mia Cristaldo, che giocata. Quando si era smarcato, sì, quello, sì, lì. Poi era caduto per terra perché l'aveva fatto fare l'arbitro. Due volte, poi è andato indietro. Sì. Poi si è rialzato, se l'ha smarcato. Ecco, vedi, un altro ancora. Tu stai dicendo quella volta che è stato trattenuto, l'arbitro non ha fischiato, sì. Lui è riuscito a rialzarsi, è andato in area, l'ha messa in mezzo, è stata messa in calcio d'angolo. No, io pensavo che dicessi quando invece si è liberato dall'altra parte fingendo il tiro, rientrando sul destro, fingendo il tiro di destra e poi tirando di sinistra in diagonale, che è stata deviata in angolo. Beh, secondo me invece la più bella giocata del... Però secondo me era ancora... Ma anche quella di Diamanti è stata bel tiro. Secondo me la giocata più bella è stata quella di Conè all'inizio del secondo tempo, quando ha messo a sedere il terzino e in diagonale l'ha messa fuori di un soffio. Ti ricordi? Ah, sì, è lì. Quella abbiamo gridato al gol. Al quarto minuto. Tuo padre si è strappato quei 4 capelli che gli sono rimasti in testa. Scusa Alessio, scusami, dovunque tu sia... Ti chiedo scusa. È lì, eh? Non lo dire tu, non lo dire, è una cosa così, un colpo di teatro, tu non dire. Ovunque tu sia, spirito di Alessio, scusami, cioè, beh, se non altro hai il pregio di aver messo al mondo questo opinionista che di calcio ne sa, anche se tu che ne capisci meno non è importante. Allora, e poi dopo cosa è successo? Il diluvio universale. Cioè, non si riusciva a giocare. Tu hai mai giocato sotto un'acqua così? Mai? Ti sei mai trovato sotto una equazione di questo genere? Forse una volta. Una volta? Ma giocare o ti sei trovato? Senza l'ombrello? Mi sono trovato. Ma sì? È una roba... Con degli amici. Se vuoi ti dico anche no. No, già l'altra volta mi hai detto che hai guidato la macchina... È vero. Sei tuo padre, già questo non glielo diciamo, no? Cioè abbiamo detto noi. A chi? A tuo padre. Ma è lì. Ma non lo dire che è lì. Non lo dire, cioè lo vede la gente a casa?
Non lo vede la gente a casa, non dire che è lì, vabbè. Senti, facciamola breve, perché poi tu devi andare a dormire, hai studiato storia? Sì. Perché domani ti interrogano? Purtroppo. Ah sì? Su che cosa? Su che argomento? No, me lo dici dopo, me lo dici. Sì. Ma andiamo avanti. Allora, domenica c'è Bologna-Livorno, tu vai allo stadio? Purtroppo no. Purtroppo no. Tuo padre va allo stadio? Purtroppo ci va, sì, mia, perché se portasse bene, sì, no vabbè, niente. Lo sai che vedrò anche lo stadio Fini, quello con la cresta gialla. Ah, il tuo compagno, no, un momento, attenzione, non è che Fini, l'ex esponente di una certa parte politica, si è fatto crescere, anche se le ultime notizie ci dicono che potrebbe anche essere una cosa del genere, però non è che lo vedete l'onorevole Fini con questa testa. Fini, il tuo è un compagno di scuola di Lucalino, quindi è lui che ha una cresta gialla alla Balotelli. No, Balotelli non ce l'ha già. È gialla, ma ha la cresta da Balotelli e va allo stadio, giusto? Cioè. Pazienza, sarebbe meglio che Balotelli giocasse nel Bologna, ma lo stesso. Allora, non abbiamo parlato. No, stiamo andando fuori tema. Dobbiamo parlare di Bologna-Livorno. Infatti. Ecco. Vai. Come va? Vai. Dimmi te, vai. Allora, per me vinciamo. Vinciamo? Bisogna, perché se non vinciamo siamo veramente messi male. E quanto finisci? Ci hai già pensato? Dico, hai già giocato? Dico la mia. 3-0 per noi. 3-0, cioè tu dici 3-0. Se si vince è perché la gente. Però Livorno ha 8 punti, quindi. Devi stare attenti. Chi temi del Livorno? Riconosci il giocatore del Livorno? No. No, neanche Paulinho. Ah sì, Paulinho, sì, Paulinho, sì, vabbè, no. Paulinho. Silgardi, lo conosci Silgardi? Silgardi era del Bologna. Ecco, vedi, era del Bologna. Silgardi, Paulinho, sì, sì. C'è qualcun altro del Bologna? Ma Pulsetti che fino ha fatto? C'era qualcun altro del Bologna? Sì. C'era Lovisi. C'era Melà. E allora niente, abbiamo detto tutto, cioè, e quindi prima di lasciarti andare a ripassare storie, perché domani. Qual è l'argomento che devi ripassare? I greci. I greci, Sparta, Atene. Sì, e poi un'altra pagina. Sai che c'era un modo di dire se Atene piange, Sparta no. No, se Sparta piange, Atene non ride. Atene è rozza. Era così. È rozza Atene. Ma sei sicuro che sia rozza? Ma in che periodo? Ma mi sembra strano che la Magna Grecia fosse rozza. Non lo dice. Chi è il maestro, il professore di storia? No, maestro di storia chi è? Daniela, mi raccomando, un occhio di riguardo, anche perché stasera ha dovuto fare la sua comparsa qui alla finalmente riapparizione, anzi più comparsa, cioè riapparizione nella trasmissione, mancava da un po', quindi un occhio di riguardo, non dico il sei politico perché non ci basta, quindi diciamo neanche il voto che dà generalmente Lorenzo a Pazienza potrebbe andare bene, giusto? 4,5 non va bene, 4,5 non va bene, io direi un voto alla Lino Diamanti ti può andare bene? Che voto hai dato a Lino Diamanti domenica? 6,31. Ciao! Quella è la media. Ed è il massimo che ti viene per il Bologna di domenica? È quello che ha avuto il voto maggiore oppure c'è qualcuno? Maggiore. Sì? Sì. Ma pensa agli altri. L'ultima cosa che ti chiedo è, se tu dovessi rivolgerti a Pioli, che cosa gli diresti? No, Pioli è quello, è l'unico che io me ne terrei, perché è l'unico che può dare una spinta alla squadra. E da Bologna è tutto. Allora, ma è vero questa cosa? È vero, ma certo, mica l'ho detta io, cioè, se non ci credi a quello che dici, non so io. Allora, ringraziamo Luca, pochettino anche il papà che insomma va cioè, anche lui è santo subito, è sempre là sugli spalti del Dalara. Ringraziamo il comandante Alberta, perché senza il Perez della famiglia, cioè, lei lo chiama chiamiamo il Perez della famiglia, cioè la mamma di Luca, che ci ha dato il permesso per stasera per averla, perché è tonica. E appuntamento allora per il successo 3-0 del Bologna sul Livorno per
verificare se poi è andata così. Chi fa gol? Chi fa gol? Cristaldo. Diamanti. E diamanti. Benissimo. Senti, l'ultima cosa, perché mi vengono le cose. Cioè, che domanda faresti a un allenatore di calcio? Allora. Non ci hai pensato? No, sì. Beh. Mi è venuta adesso. Se come erano i giocatori e a quanti anni ha iniziato a fare allenatore? Qualche età ha cominciato a fare allenatore? E se cosa vuol dire qualche quanti era, cosa erano i giocatori? Cosa che hai chiesto? Cioè, com'erano i giocatori? Com'era la sua squadra? Sì, com'era la sua squadra. Invece ha un procuratore sportivo, quello che sai che tiene le procure dei giocatori. Ma in che senso procuratore sportivo? Cioè, praticamente l'agente dei giocatori di calcio. Come sai, presente chi è Mino Raiola? No, bene. Meglio così. Chi è? Chi è, me lo puoi dire? È il procuratore, l'agente di Balotelli, no? Quando Balotelli, di Ibrahimovic, di Niang, di tutti. Sì, cioè. Diciamo, è una specie di potenza, no? Cioè è quello che va a trattare con le società, se un giocatore non gioca, un suo protetto non gioca, lui va e dice, ehi, allora, guarda che io ho già trovato 3 o 4 squadre che lo vogliono, bisogna che te lo faccia giocare, perché lo valori, se no il valore del mio giocatore cala. Hai capito chi è il procuratore sportivo? Sì. Quindi, hai una domanda da fare? Bene, allora, grazie, è stata una domanda. Con parole sue. Cioè, non ho capito bene. Che tipo di ruolo fa? Ti piacerebbe fare il procuratore sportivo? Cioè, se tu dovessi essere praticamente. Dipende. Fai conto tenere dietro gli interessi di un giocatore di calcio. No, sta zitto tu, non suggerire. Ha ragione. Di chi vorresti tenere di dire? Di Diamanti. Ecco, bravo, gliel'hai detto te, gliel'hai detto. Andiamo in pubblicità, grazie. Un pool di professionisti, biologi e tecnici con grande esperienza in tricologia. All'Istituto Giglio & Co. affrontiamo, ma soprattutto risolviamo, i problemi dei capelli attraverso ricerca scientifica e le più moderne tecnologie. Istituto Giglio & Co. E eccoci in studio, ovviamente Luca ha raggiunto casa per prepararsi domani agli impegni scolastici e noi siamo rimasti con i nostri ospiti. Io vorrei appunto introdurli, cominciamo da Francesco. Francesco Garagozzo è nato lo stesso mio giorno, facciamo il compleanno il 19 agosto. Lo stesso giorno anche di un certo Cesare Prandelli, tanto esatto. Per dire, lo stesso giorno di un certo Brio, un altro che è nato il 19 agosto, il giorno dopo di un certo Rivera e di un certo cioè, di un altro. Compagnia, direi. Sì, insomma, tutti leoni, noi un po' più speracchiati. Vabbè. No, parlo per me. È nato però con una piccola differenza di età, solo 16 anni dopo di me. Però quest'anno ho compiuto 40 anni. Porco giù, ragazzi. Mi guarda, vedi stavo cercando un cappello bianco ma non lo trovo. 40 anni, laurea in giurisprudenza, con tesi? No, in storia del diritto italiano. Storia del diritto italiano. Quindi inizialmente tu non pensavi di avere questa, diciamo. No, assolutamente no, anche perché io dopo la laurea ho lavorato una decina di anni in banca, quindi mi occupavo di tutt'altra cosa. E come allora com'è che cioè, per la, c'era già la passione? Beh, sì, assolutamente, c'è sempre stata, sì, da 7 anni vado allo stadio, da 8 ai Palazzi dello Sport, quindi è sempre stato il mio sogno quello di entrare nel mondo sportivo e
E quindi cosa succede quando un giovane che è, come fa? Tu ti sei hai chiesto a qualcuno, ti sei interessato tu per sapere quali erano? Ho visto su internet che nel 2010 c'era questo esame da gente FIFA che si teneva a Roma, ho detto proviamoci, sono andato a fare l'esame, ho avuto la bravura, la fortuna, la capacità di superare, un esame molto difficile, quello del procuratore. E quindi impegnativo è appunto? Era abbastanza, perché è un test scritto su tutti i regolamenti del calcio, della FIFA, di tutte le regole, sono cose che molto spesso si leggono sui giornali, tipo il transfer, tipo il premio di preparazione, tipo il meccanismo di solidarietà. E lo organizza la federazione? Sì, la federazione con 15 domande della FIFA e 5 della FIGC. E quanto costa? L'iscrizione all'esame, cioè andare a fare l'esame, costa 100 euro. E c'è un corso di preparazione? Alcuni lo organizzano, alcuni colleghi, altri. Coverciano? No, organizzano dei privati, anche degli agenti, insomma, che fanno queste cose qua. Non è obbligatorio fare il corso, però può aiutare per capire più che altro il meccanismo dell'esame stesso. Senti, io da giornalista spesso e volentieri scoraggio i ragazzi a iscriversi a Scienze della Comunicazione perché dico che sforna un numero esorbitante di disoccupati futuri. Quindi io ti chiedo, scoraggiamo anche chi vuole fare il procuratore sportivo, nel senso, mi pare che l'Italia sia recordman di numero di procuratori sportivi. Oltre 1100. Iscritti all'albo. Solo per dire, il serbatoio mi sembra che si stia riducendo, perché dalla Serie B in giù non sono più neanche professionisti. Quindi, sì. Però è vero che li seguite tutti. Cioè. Sì, alla fine si seguono tutti. Il problema è che siamo il paese, giustamente, con il maggior numero di procuratori. E ogni anno si sente dire che la FIFA vorrebbe togliere l'albo dei procuratori, però poi nello stesso tempo fa due esami l'anno per crearne altri 150 alla volta. Quindi quanta diciamo gente partecipa? Circa 500-550 ogni esame. 550, hai detto che quanto corsa costa? Sì, 100 esatto. Euro, cioè praticamente lo stesso discorso vale per l'ordine. È un altro discorso. Fate finta che non abbia detto nulla. Siamo in Italia. Siamo in Italia. E per la pallacanestro? Per la pallacanestro c'è un esame anche lì scritto su tutti i regolamenti della FIP e della FIBA, che è l'Organizzazione Mondiale della Pallacanestro. È un po' più semplice rispetto a quello del calcio. E certo, se nel calcio si presentano 500 persone, nel basket si presenteranno in 15 a fare l'esame. Francesco, sposato con Raffaella, appassionata di sport? Mia moglie non tanto, però mia moglie è di Roma, quindi tifosa della Roma, quindi adesso è in un momento straordinario con 8 vittorie consecutive. Quindi non fai fatica a dire guarda vado a una trasmissione sportiva da un pazzo scatenato. Sono molto fortunato, devo dire, ad avere una moglie così. Sì, anche perché chi fa il nostro lavoro, Diego, spesso è fuori, soprattutto nei weekend. E ogni weekend tra calcio e basket vedo dalle 4 alle 5 partite dal vivo e quindi non è facile, soprattutto per chi lavora dal lunedì al venerdì. Lei ti segue? Qualche volta sì, andiamo assieme qualche volta a vedere le partite, oppure lei si fa un giro nella città. Ma dove si è rassegnata o invece le fa piacere? No, le fa piacere, le fa piacere. Stiamo facendo un percorso assieme, anche fatto di sacrifici, di tanti giri, di tanti viaggi, però insomma stiamo vedendo anche dei risultati. Quindi sposati siamo da quanto? Da 2009. Beh. Avete da poco, il 26 settembre, avete esatto, festeggiato l'anniversario, visto che mi sono ricordato, è incredibile. Ma ci sono anche delle incredibili coincidenze anche per quello che riguarda la mia vita, il 19 agosto, 26 settembre. Ma andiamo a Michele, grazie per la presentazione, dopo andiamo grazie a te. Grazie a voi. Michele Frasca, ex mezzala della Fortitudo Calcio, una mezzala che aveva un difetto, un grosso difetto, faceva gol. Quanti ne il record di una stagione di gol? 24 tra campionato e coppa. 24 tra campionato. Centrocampista. Quindi avresti qualche subito al Bologna. Sì, avresti qualche così suggerimento da dare al Bologna cioè. Beh, penso che Pioli abbia un'esperienza e delle capacità che non ha bisogno di consigli. Magari. Senti, non avevi la barba rossa, ma eri studente di ingegneria. Sì. Giusto? Sì.
non hai finito e bisognerebbe darti un pugno in testa. Sì. Vabbè. Che tipo di giocatore eri? Perché cioè, eri un trequartista, un fantasista, coprivi anche... A chi assomigliavi? No, assomigliare a nessuno, cioè nessuno, nel senso, non per perché non vorrei scomodare dei personaggi che si rivolterebbero. Tiravi le punizioni? Io tiravo le punizioni, sono partito da trequartista perché al tempo si giocava libero, due marcatori, due mastini alla Gentile, il mediano, la mezzala, il trequartista e le due punte. Ai tempi, quindi, sembra che abbia giocato quando c'erano Gabetto, Loike, sì, sono passati un po' di anni. E quindi sono partito da trequartista, poi la figura un po' sparita, un po' si prendeva anche qualche calcio perché ero di quelli che cercava subito il tunnel per mettere in difficoltà l'avversario, e quindi sono un po' arretrato e poi ho fatto il regista, il libero e di nuovo il regista. Diciamo che il mio ruolo era fare il regista in mezzo al campo. E siccome ho invitato un procuratore che è nato il mio stesso giorno, non potevo non invitare un allenatore che è nato il giorno del mio onomastico, quindi è incredibile, è nato il giorno di San Diego, il 13 novembre nel 1963, li porti molto bene, non grazie, come me, ma del resto dormirai in frigo, quindi sarà per quello che li porti così. Senti, hai mai avuto la possibilità di salire di categoria? C'è mai stato un momento nella tua carriera calcistica, dilettantistica, in cui... Da calciatore, dici? Sì, da calciatore. Ma diciamo che io ho iniziato piuttosto tardi, perché ho iniziato a giocare a calcio a 17 anni, per cui la chance prima non l'ho mai avuta. Prima altri sport? O? No, prima vivevo in Sicilia, non vivevo a Bologna, e lì non avevo voglia di giocare a calcio, cioè, giocavo in spiaggia, in estate, a piedi nudi, sai, queste cose qui. Beh, sono arrivato a Bologna è per fare anche amicizia. È così poi che si affina la... Sì, infatti, la tecnica si affina così. No, magari avrei potuto giocare in una o due categorie superiori, ma poi ho fatto la scelta di giocare con gli amici. E hai smesso relativamente presto di giocare a pallone? No, io ho smesso di giocare a calcio a 38 anni, però ho fatto, diciamo, dai 28... Mi dicono che ho sbagliato. No, ho fatto dai 28 ai 38 l'allenatore giocatore, di quelle figure insopportabili. L'allenatore giocatore? Sì. Ecco, qual è il... cioè, come si vive il rapporto da... Beh, il rapporto... Cioè intanto come fai... Cioè, ti rendi conto durante la partita, riesci a fare i cambi e così, oppure avevi bisogno di un secondo no. Che ti diceva un po' le cose? No, nel senso che io già da giocatore ero un po' un piccolo allenatore in campo, e quindi è stato rompevi facile. Rompevi le palle, rompevi le scale, bip. Sì, ero piuttosto pesante, però diciamo che sapevo di esserlo e quindi limitavo la cosa. Intendevo di cuoio, cioè quelle forti che si sgonfiano. Beh, poi in Inghilterra. Ah, certo. Esatto, in Inghilterra è molto diffusa la cosa. Quindi, ma nasce prima Vialli o sei stato tu a suggerire a Vialli di diventare... Beh, io ho iniziato a farlo nel 92. Credo che Vialli abbia iniziato un po' dopo. Quindi, voglio dire, allora, cioè, probabilmente... No, beh, in Inghilterra però era già diffusa. Senti, niente, domanda che ti ho fatto, se ti sei mai trovato nelle condizioni, l'abbiamo già detto. Sì. Ma, ecco, come la vive... allora, questa è più interessante, forse. Come la vive un giocatore... un allenatore giocatore, cioè no. Probabilmente addirittura Castenaso era solo allenatore, quindi da allenatore giocatore non ti sei mai trovato in situazioni di classifica delicate, cioè in situazioni di classifica delicata sì, perché mi ricordo di essere due partite in cui abbiamo preso un 4-0, un 5-0, la vivi con molto stress perché sei stressato dal punto di vista dell'essere allenatore che comunque non sta portando dei risultati, e quindi dal tuo essere giocatore pretendi ancora di più per cercare di dare quel qualcosa che ti tiri fuori dalla situazione. Devo dire che in quella situazione andammo a giocare a Mezzolara in casa della prima in classifica, facemmo un 2-2 rocambolesco, non ho dormito per due giorni con l'adrenalina che avevo in corpo dopo la partita. E invece Castenaso, dicevi l'esonero, ma l'esonero a un certo punto per un allenatore è una sorta di liberazione, o invece dici dell'adrenalina eccetera, finisce per essere in certi momenti una liberazione o finisce invece per essere
un senso di colpa perenne? Ecco. No, senso di colpa perenne no, perché comunque una sconfitta. Diciamo che comunque è un po' una sconfitta, perché comunque tu sei lì per cercare di ottenere dei risultati e l'essere esonerato comunque vuol dire che quei risultati non li stai portando. In quel caso specifico venivamo da 5 sconfitte, quindi credo che la società mi avesse dato ampiamente fiducia. Diciamo che il gruppo non remava tutto dalla stessa parte, quindi alla fine l'allenatore è sempre la vittima in questi casi. Entriamo nel discorso del Bologna. Tu sei, cioè, comunque tu vedi il discorso di un esonero eventuale del tecnico come una soluzione oppure no? Ma diciamo che più genericamente. No, secondo me in questo momento non è una soluzione, perché comunque ci sono delle evidenti lacune, secondo me, nella costruzione della rosa. Perché comunque negli anni non si è migliorata, cioè la squadra non è stata migliorata, ma forse si è un po' cercato di incassare, di monetizzare alcune cose. È chiaro che poi arriva un momento in cui sei consapevole che le cose non vanno e forse cerchi l'esonero come dirigente per cercare di dare una scossa all'ambiente. Ecco, nel caso del Bologna direi che l'unico motivo potrebbe essere dare la scossa all'ambiente, ma non per l'incapacità o per la mancanza di fiducia della squadra nei confronti di Pioli. Allora, sentiamo diciamo subito che nel caso in cui il Bologna dovesse e volesse sollevare dall'incarico Stefano Pioli, è già pronto Lorenzo Doboletta con i suoi schemi e i suoi metodi. Diciamo anche che pazienza deve preparare le valigie nel caso, perché visto questo derby in famiglia che c'è tra Crudelio e qui il sottoscritto, nel rispetto alla pazienza, il primo a pagarne le conseguenze sarebbe Pazienza, anche se non ha giocato l'ultima partita. Ti chiedo, come hai visto il Bologna, se questa volta diciamo bisogna chiamare in causa anche diciamo la sfortuna o insomma il caso, oppure se questo Bologna ha così demeritato? Demeritato no, gli eventi non sono dalla nostra parte, cioè non sono assolutamente dalla nostra parte, però il Bologna, ecco, quindi quando dice però, no, però il Bologna però ha giocato dominando tutta la partita, cioè il Sassuolo si è notato solo per 4 contropiedi che hanno prodotto 4 tiri, di cui 2 gol e buona. Per il resto hanno difeso in 11 nella loro metà campo e abbiamo giocato solo noi, cioè anche il possesso palle era 58% noi, 42% loro. Credo 61% noi addirittura. Ah, 61 addirittura. 61-39. Quindi addirittura più alto, quindi 61-39. Ma ecco, siccome tu sei il pagellista della troupe, raccontaci un po' come hai visto. Allora, Curci gli ho dato 5,5. Perché? Perché allora, come ha detto Luca, non ha detto che ha fatto una papera, ma è evidente che non abbia fatto una papera. Secondo me è stato lento di riflessi, diciamo, perché probabilmente non è la prima volta. Appunto, cioè, probabilmente avesse avuto un po' di riflessi più fulminei, sarebbe riuscito anche a deviarla quella palla. Poi per il resto ha fatto 2 parate su 2 tiri che se prendeva gol anche lì era, esatto, dalla Ribi e da Floro Flores, che se prendeva gol anche lì era proprio da mettere nella primavera, e poi per il resto non ha dovuto fare nient'altro. Poi c'è Sorensen, che gli ho dato 6,5. Sì, Sorensen, curioso, scusa se ti interrompo, che è stato addirittura c'è chi gli ha dato l'insufficienza. Secondo me Sorensen ha fatto una partita convincente. Sì, non so, cioè dalla sua parte non sono mai passati, e addirittura è andato a coprire sui buchi di Mantovani. Secondo me il limite di Sorensen, cioè, è quello che quando ha il pallone tra i piedi e deve impostare qualcosa, tu hai la netta sensazione, così come per Curci non ti dà la sensazione di sicurezza, non la trasmette a noi e probabilmente non la trasmette neanche ai giocatori,
Per Sørensen hai la sensazione che finché si tratta di fare il suo mestiere di difensore difende, ma quando deve impostare non sa cosa fare. Io non so se voi avete questa sensazione qui, ma io ho questa sensazione. Alla Krin. Se no non gli avrebbero fatto fare il difensore a Sørensen, scusami. Io sono indignato, indignato di questa crociata contro Krin. Ma andiamo avanti. Ma resto, Krin, dopo ti dico di Krin. Sørensen è stato il migliore della difesa, perché dalla sua parte non sono passati mai, è un gioco aereo imprendibile, e per il resto ha cercato anche di coprire qualche buco di Mantovani. Poi c'è Natali, che gli ho dato 5,5 perché è stato molto ingenuo nel lasciarsi andare via, farsi superare così da Berardi nell'occasione del gol, del rigore, e per il resto però non ha dovuto subire nient'altro, ha procurato il rigore, però c'è quella mancanza che ha dato poi il via al gol del Sassuolo, che poi ha condizionato mentalmente la partita, poteva evitarla, diciamo. Poi c'è Mantovani, che gli ho dato 4,5. 4,5, perché sì. 4,5? Perché Mantovani, ho visto da lui una partita orribile, perché a parte io che non l'ho visto, se tu sì. Se tu, secondo me ha fatto tutto bene Mantovani, escluso ti faccio due o tre esempi, che è stato penalizzato con il calcio di rigore, che a mio avviso non è rigore, che c'era tutto, no, secondo sì, me non c'era tutto rigore. Perché c'era, allora, tutto? È arrivato, era in netto anticipo, se avesse allungato la gamba gliela prendeva tutta la vita. Se tu guardi il replay, che lo fa vedere anche lo slow motion, lo vedi benissimo. Cosa vuol dire slow motion? Io non so mica le vabbè, che lo vedi, parla bene con lo vedi il rallentatore, è il nostro rally. Adesso per fare slow motion rallentatore, no, slow motion. Vabbè, l'hai detto bene, la Martina va apprezzata, ripeto, che la Martina slow motion. Andiamo così. Allora, vedi che nettamente che se al posto che fermarsi avesse allungato la gamba, gli avrebbe tolto la palla senza causare solo rigore. Il congiuntivo e il condizionale messi giusti per come concetto. Io sono convinto di quello che dico. Per me Berardi si è buttato. Secondo me gli ha fatto un blocco clamoroso. Mi ricordava un rigore che dettero alla Juve, che abbiamo ricordato, dette Bazzoli di Merano, che noi ricordiamo sempre nelle preghiere prima di domenica, ricordiamo tutti gli arbitri che abbiamo avuto, Airoldi prega per noi, e così via, tutti quelli che abbiamo avuto, Messina prega Farina. Per noi, Farina prega per noi, cioè Messina era quello, tanto per dire, fallo di mano di Zalaieta e il gol non gol di Castellini, che libera. Airoldi era quello dell'espulsione, cioè il rigore di Smith. Ma te le sto ricordando tutte, bastardo juventino, no, scusate questo piccolo escurso. Anche Paparesta, che diede 7-8 minuti di Paparesta con quello di Zambrotta che sì, cade e sta per dire all'arbitro, no, guarda che sono caduto da solo, ma arriva Nedved e gli dice no, prenditi il rigore e stai zitto. Pieri, che mi viene in mente, Pieri, vedi che è un crescendo rossignano, Pieri, ma sempre la contro una squadra però. Sì. Pieri, che è quello, della punizione di Ned, che fa 30 metri per la punizione di Ned, perdiamo 1-0. Insomma, le abbiamo tutte, ce le ricordiamo tutte. Ti continuo con gli esempi di Mantovani. Dicevo che abbiamo ricordato Bazzoli perché ci fu Di Canio che andò a sbattere contro Biondo, che era fermo, e l'arbitro dette rigore. Ma se sei fermo, e va bene. Il signor Marocchi, che ci starà ascoltando, Ciccio. Tu andasti a dire, ex del Bologna, andasti a dire ai nostri, poi sei venuto qua dopo, io non te l'ho mai detto, ma te lo dico adesso, se mi stai guardando, sei andato a dire, noi siamo la Juve e a noi questi rigori ce li devono dare. Io ti ricordo sempre anche te per questa immagine, nelle mie preghiere. Vai pure avanti. Nell'occasione del tiro di Laribi, se tu guardi, arriva Mantovani da dietro che c'è rischia di causare l'occasione del tiro di Laribi. Fa lo stesso? No, non fa lo stesso. Se tu lo guardi, c'è Sørensen che copre perché se l'è perso Mantovani. E in secondo luogo, Mantovani da dietro, in occasione del tiro, gli dà un bello spintone. Tu vallo a vedere, fidati di me. Gli dà un bello spintone. Che quindi era rigore.
No. Meritavamo di adesso. Allora, colpo se... di scena. No, colpo no, di no, scena. No, ho detto quello. Non solo il Bologna ha meritato di perdere, ma meritava di perdere 3-1 perché c'era un rigore clamoroso non dato al Sassuolo. Andiamo avanti. Non è a rigore perché ha preso la palla tranquilla. Se avesse ciccato la palla, e dopo lo vai a vedere lì anche la moviola e quant'altro, quello era a rigore. Terzo sarebbe esempio. Stato. Hai sbagliato anche il congiuntivo e il condizionale quello, stavolta, e quindi no, vai avanti. Terzo esempio. No, abbiamo fatto i tre. No, basta. Vabbè, ti dico velocemente. Va bene. Se tu provi a vedere ogni lancio che ha provato a fare, tutti sbagliati. Tutti sbagliati. Bene. Va bene, a parte quello. Mantovani 4,5. Va bene. Andiamo avanti con le nostre. Crespo. Crespo 5,5 perché... Cosa ha fatto? L'hai visto durante la partita? Ha giocato bene. Quando l'hai visto? Quante azioni ha fatto? Ha fatto un ruolo, cioè ha fatto il suo. Non si è visto, poco, si è visto per qualche ha fatto alcuni traversoni. Abbiamo quello. Visto i traversoni dalla fascia, cosa mai vista. Sì, appunto. Infatti ho detto, si è visto solo per qualche buon cross, ma nient'altro, non si è più fatto vedere, la manovra non ha servito a niente. E da quella parte è passato qualcuno? No, ma infatti nessuno. E allora merito. Almeno 6, voglio dire. No, 4,5 non gliel'ho dato. Gli hai dato 5,5? Perché si è fatto vedere poco. Non ti piace la sua sfumatura? No, si è fatto vedere cosa? Si è fatto vedere. Porta male i pantaloncini. Garrix si sarebbe fatto vedere di più. Non ha niente nel camera. Crespo, che cosa ha fatto per avere 5,5? Si è fatto vedere poco. Sì. Fatto vedere io poco. Questi pagellisti pagellieri andiamo avanti 5,5 poi c'è Cornelio ho dato 6 perché 6 a Cornelio? Ma tu odi Cornelio perché parli ha fatto la partita che non ha capito niente Cornelio la partita scusa tanto cioè allora a parte ha fatto la, ti ripeto come ho detto prima ha fatto la bellissima una cosa bella azione. Dell'azione che però doveva fare gol cioè ha fatto solo quello escluso quello, ecco, alla fine, 20 minuti alla fine, il campo era Venezia, con l'acqua alta. Oh, lui gioca poi palla avanti e corre. Eh? Lui corre con la testa bassa spingendo la palla dentro le postanghere, si vedeva... Sì, ma sei visto? E non riusciva a controllare la palla. Era l'unico che non aveva capito che bisognava calciarla in mezzo invece che fare così. L'unico, allora a parte quello hai ragione, ti do, è vero. E allora perché 6 a lui e 5,5 a Crespo? Perché allora, innanzi... cioè 6 a Crespo e 5 almeno con lui l'hai visto in tutte le azioni, era sempre partecipe, avanti indietro. Ah, lui quell'altro non era partecipe. No, non si vedeva, si è visto 3 volte. Si sarà visto, vabbè, per forza, cioè faceva. Era, non... Ce l'ho detto, certe volte si è addormentato palla al piede o con un dribbling di troppo e gliel'ha rubato. Ok, allora 6 a Crespo. Poi andiamo avanti. Allora, poi Crini ho dato 6. No, stavo guardando. No, credo che ho detto che Graziano, puoi vedere se nevica fuori. Secondo me ha fatto la miglior partita all'inizio del campionato perché non ha sofferto in fase di impostazione, ha recuperato vari palloni e si è fatto anche vedere abbastanza nel gioco aereo. Ho capito. E quindi adesso ve lo spiego io, sai di Crin, perché l'alternativa a Crin Era pazienza. Allora lui ha detto do 6 a Crin che così non rivedo pazienza la prossima settimana se gli do il 6. Sei veramente subdolo, sei una persona veramente brava. Ha fatto meno male che mi metti in testa dei pensieri che non penso. Meno male che il Ponzano è passato e la Fortitudo under 20, veramente una brutta persona. Io non so perché è una brutta persona. Andiamo avanti, dai, dopo Crin. L'Axalto gli ha dato 6. Oh, ha solo perso la palla a centrocampo che ci ha fatto portare, ci ha portato al secondo gol e non è una mezzala, cioè c'è poco da fare. Beh, però se tu guardi tutte le l'hai azioni. Visto molto l'Axar. Sì, tutte le azioni del primo tempo, se tu ci hai fatto caso, erano da lui e Cech. Lui e Cech. Vai a rivedere la partita. Sì. E lui ha corso, anche lui ha corso tanto e ha fatto vedere spesso, non è stato incisivo. Molto incisivo, ma perlomeno. Non contraddirlo, vabbè. Che siamo a metà del fase, se no finiamo stanotte. Sei? Ma perché Cech? Allora, dato che metti come sbagli gol clamorosi, cosa ha fatto lui? Si
si è mangiato un gol che lo fa anche anch'io il fratello con la maglia numero 40 Francesco, appunto, non tuo no, guarda che se tu vai a leggere gli è andato anche di più, io gli ho dato 6 perché se ci hai fatto caso anche lì tutte le azioni sono passate quasi esclusivamente dal lato sinistro, ha messo in mezzo Diamanti che ha sbagliato, che ha tirato sopra la traversa, una puntata polemista a fare gridare in trasmissione. Invece purtroppo stasera non c'è stato verso, proprio, era assolutamente necessario fare questa scenata. E ancora deve arrivare a quelli d'attacco. Lorenzo, dopo, chissà, vediamo. No, sono giusti così fino adesso. Poi. Diamanti ha dato 6,5. No, non dire che avresti dato di più perché nei primi... Io gli ho dato 6. Ah, ecco. Quindi vedi che... Nei primi 20 minuti non si sapeva chi fosse, perché era veramente estraniato. Non mi viene... Perché non sembrava neanche lui, sembrava fosse posseduto da uno scarso, detto come va detta. Perché tu sei il giocatore più rappresentativo. Infatti dopo il gol si è ripreso. Sei quello che sente più di ogni altro i due ceffoni che prende in 16 minuti, presumibilmente. Poi è vero, secondo me, che lui ha questo, cioè è il suo pregio e anche il suo difetto. Certo. Il temperamento, è tradito dal temperamento. Ma infatti Vedi, dopo il gol si è ripreso, sì, subito anche la punizione che ha tirato. Ma la punizione sì, quello ci sta, quello ci sta, no, non dico niente lì. Rigore, uno come lui, io mi ricordavo, tipo, se ti ricordi l'anno scorso in Coppa Italia, Inter Bologna, il 2-2 che ha fatto su punizione era praticamente il limite dell'area e l'ha messa attraverso gol. Quindi anche quello che fece a Udine 2-3 settimane fa. Sì, ma per dire quelle posizioni, anche se sono al limite dell'area. Ho usato il passato remoto, il pastillo in fondo, perché siamo siciliani. Perché siamo siciliani, noi usiamo sempre il passato remoto. Vai avanti. Poi, a parte quei 20 minuti, dopo si è ripreso nettamente, si è caricato la squadra sulle spalle. È uno che fa delle cose, l'aggancio in piena estensione della gamba sinistra per mettere giù la palla, per spostarsi e tirare in porta, è stato un gesto tecnico di una bellezza. Ho rivisto ieri, penso, spettacolare, il gol della Roma contro il Parma. E il secondo, quello di Totti, che lancio, guarda la palla, salta a gamba tesa, proprio la ferma lì la palla. È stata una cosa simile. Vabbè, poi dopo c'è Cristaldo, che secondo me è stato il migliore del Bologna, perché è stato costante. Quindi comunque voto? 6,5. Beh, non si può avere 7. Certo. 6,5. 6,5 via, mettiamo 6,5 più. Sai che è andato con Perez a San Luca stasera, cioè è andato a piedi e con Perez sono andati a San Luca. L'hai fatto continuare a correre ancora un po' verso Paderno, che gli fa anche bene, però poi tanto c'è la discesa, dopo scendere. Casaglia, attento al ghiaccio, perché ce ne sia. Poi ho dato visto il migliore. Sì, perché comunque è stato. Non l'hanno quasi per niente. Hanno fatto fatica a marcarlo. È andato via sempre all'uomo. Usa benissimo il fisico, nonostante sia abbastanza basso. E ha rischiato anche di fare un gran gol alla fine, come hai detto prima. Poco alto, anche abbastanza. Abbastanza, diciamo, nonostante sia poco alto, alto, esatto, per i livelli. Molto basso, non si può dire, diciamo poco alto. Vabbè, poco alto rispetto agli altri compagni di reparto, soprattutto perché. Senti, è stato particolarmente significativo vedere entrare acqua fresca nel momento in cui proprio comincia il diluvio universale, cioè sembrava proprio un... Io quella bassa non l'ho capito, io non ho capito perché... Perché? Quello che non hai capito te non l'abbiamo capito neanche noi, perché? Perché ha messo acqua fresca? E perché non ha messo? Moscardelli. Io metto Moscardelli, Bianchi non lo metto adesso, Bianchi prima si deve fare qualche minutino. Però ci sono stati 300 cross in quel momento. Sì, esatto, quello sì. Se c'è una specialità che ha Bianchi è il colpo di testa. Io l'avrei, sì, infatti si è visto a 2 minuti dalla fine, si è visto come ha fatto quel colpo. Ma era bassa e lì non ha avuto... Dacci di piatto. Sì, ci sei voluto piatto con la palla che scende qui, alla palla qui, al terreno, come fai a darci di piatto? Chi sei? Gabbiadini come ha fatto gol sempre quella partita con l'Inter... Gabbiadini è andato a riuscire a darci il piatto, no, a mezzo. Non,
Rabbiatini. Sì, vabbè, a parte quello. Il nostro pagellista si è un po' confuso in questo momento. No, quella che è sbucata dietro a Jonathan, non se l'aspettava neanche lui, è arrivato sì, così. Sì, ma la palla se la colpisci di testa sì. Qua, come fai ad andarci di piatto? Perché ti sei chinato palo, tu? Il palo è qui, palo è qui. La palla è qua, Dov'è che devi andare? Ah, vai così, vai. No, non va così, però. Dalla Cina con furore. Allora, già se ti pieghi, allora gli dai un po' di forno. La lasci andare dieta. Ha sbagliato, ha fatto una cavolata, dai. Tu ti buttavi dentro. Ma sì, cioè, scusami, 2-1 devi fare dei punti, almeno non devi, vuoi permetti. Lì ti butti e spingi anche il portiere. Io dico che invece cioè. di testa allora doveva riuscire a deviarla con un po' più di forza anziché provarla certo. A piazzare. Perché abbiamo avuto la sensazione che provasse a piazzarla, invece scaraventala dentro in porta, così come hai fatto poi l'anno scorso al tempo scaduto contro di noi. Insomma. Io ho detto, io avrei messo a posto di acqua fresca, avrei provato a mettere Moscardelli perché secondo me è quello più in ma forma. Moscardelli avrebbe avuto anche la barba tutta bagnata, cioè sarebbe stato ancora più faticoso. Lo usava come frusta per liberarsi difensore, non ci hai pensato. Io avevo un getto d'acqua di faccia ad Antei che così sul tiro di check non avrebbe deviato. No, tanto andava fuori se non la deviava quella palla, se tu la guardi da dietro. Andava fuori. Te lo giuro. No, non andava. Oh, allora tu non le guardi le palle. Hai guardato la partita su Sky come l'ho guardata io? Sì. Ah, allora dai, li guardi i replay? No, slow motion, guarda. Hanno fatto esattamente, la telecamera da sopra si vedeva la palla che in traiettoria sarebbe andata fuori. O il palo fuori. Non avrebbe fatto gol. Anche su questo io chiedo scusa ai nostri telespettatori perché dipende tutto dalla prospettiva, da dove è messa, giusto tecnici, scusa, dipende da dove è messa la telecamera. Per cui quello che magari può sembrare. Adesso la prossima volta vengo a casa tua a vedere la partita. Tu dico, in campo. Ti faccio vedere ogni cosa. No, dico, veramente. Io ripeto, Fiorella, che è la mamma di Lorenzo, vieni, dobbiamo parlare. La prossima volta vieni accompagnato da tua madre perché dobbiamo parlare assolutamente di queste pagelle perché non può andare bene. Con il libretto delle giustificazioni. L'unica cosa che ti può salvare è se ti iscrivi, c'è bisogno di un maschio al corso del coro che c'è qui alla Music School. Io ti vedrei ben portate, ho visto anche qualche sorrisino, non lo devo dire. Martina niente di, non è successo niente. Andiamo in pubblicità. Istituto Giglio & Co. Le soluzioni personalizzate danno ottimi risultati estetici, importanti anche a livello emotivo, perché con i capelli belli e sani ci si sente più sicuri. Istituto Giglio & Co. Finiamo le pagelle. Ma manca acqua fresca che è arrivato 5,5. Colpo di testa di acqua fresca, secondo me, destinato all'angolino, è stato rallentato dall'acqua perché secondo me poteva anche essere gol. Possibile, sì, quello sì. È incredibile. È la prima volta della serata. Sono commosso. Però è poco incisivo acqua fresca, cioè non lo vedi. Cioè è entrato in condizioni assolutamente facili. Non sapeva neanche lui di entrare. Incisivo. Con Pone che portava la palla boom 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 così e Papadopoulos di Lazzaro Christodoulos che non hai par di Christodoulos che ha fatto un cross su Pegolo. L'altra volta l'aveva messa sulla testa di Laxalt e stavolta l'ha data proprio non ha ciccato altri 2 o 3 cross sì, non è arrivato al difensore che lo marcava. Ma dalla sedia 5,5. Non sono efficaci quando entrano e non hanno dato quella spinta in più, diciamo. Non so chi mi diceva che nella nazionale greca Christodoulos gioca con Eno. Sì, è vero. Eri tu che me lo forse dicevi?
l'ho notato spesso questa cosa. Sorprendente. Ci sarà un motivo però. Zagorakis era titolare. Però tutti dicevano Mister Europa anche. Tutti dicevano che era tristo. Grande equivoco, secondo me era buonissimo, non aveva le caratteristiche che qualcuno pensava che dovesse avere, cioè dicevano che era un trequartista, lui era un fortissimo terzino mediano davanti alla mediano, difesa sì. E giocava così. E poi concludiamo. Bianchi, se sono costretto a dargli un voto, gli do 4. Perché sono costretto? No, capito, sono costretto. Non è valutabile Bianchi, tu dici io, non valutabile. Io è entrato 3 minuti, ho detto preferisco dargli... 3 minuti è entrato? Sì, circa, minuti. No, non 10. 3 minuti. 5-6. Sì, esatto, è per dire 3 minuti, allo sì, esatto, 3 più recupero. Boh, secondo me ha fatto 10 minuti. No, ne ha fatti molti meno. E io gli avrei, per spronarlo, avrei dato... Non, cioè senza valutazione, però se dobbiamo dargli, perché come hai detto te un'occasione l'ha avuta e bisogna valutarlo, 4 è enorme secondo me, però. Esatto, sì, vabbè, sono un po' cattivo, però sei cattivo solo con pazienza, con cringe, con io non so, io sono cattivo con chi si merita di essere castigato. Sei cattivo con chi sei, con chi se lo merita. Sì, sì. Anche Cucci quando ha fatto quelle papere gli ho dato un 4,5 la stessa giornata. Vabbè, allora ti dico, qui sotto le medie ci sono 3 giocatori, poiché no, 4 che hanno la sufficienza di media e sono Diamanti, Laxalt, Moscardelli e bellissimo, Cristaldo. Abbiamo anche dei primati, cioè usano le gambe, le mani, i piedi come fossero mani, proprio sposta. È bellissimo, sono gli unici che hanno fatto guardare la poesia. Sì. Cioè, quando giochi a baseball, cioè, il guantone lo metti anche sul piede, no? Le prendo così le palle. Ah, certo. Le stoppo e poi giochi esterno centro, sarà duro prendere così lì. Mi distruggo un piede se mi arriva una palla. No, lì non è che neanche tanto, dai. No. Se mi arriva una palla che scende, mi arriva dritta sul piede, certo, se no la stoppi. Appunto. E poi ti entra dentro all'arbitro di seconda base nella fronte e siamo a posto. Vabbè, stiamo cazzeggiando. Bene, abbiamo concluso questa pantomima no, scherzo, dei voti. Facciamogli dare anche le pagelle del Sassuolo. Così. Pagelle del Sassuolo? No, dici solo chi ti è piaciuto in particolare del Sassuolo. Qui stiamo qua fino alla domanda. Io ce l'ho un nome. Pegolo, può essere. Pegolo è stato senza dubbio il migliore in campo. Accidenti. Che era da prendere al Bologna. Sì, esatto. Già il secondo anno di fila che fai i bambini. Fai un mercato di svincolati, prenditelo. Che poi anche lì era vicino. Ma non doveva andare al Monaco. Doveva andare al Monaco e poi vai a Sassuolo. Cioè, con tutto il rispetto per il Sassuolo, però vai, devi andare al Monaco e poi vai a Sassuolo. Se tu vuoi lo vai a prendere Pegolo. Senza problemi. Non era impossibile da prendere. Oh, poi ce l'ha con noi, mi sa, Pegolo. Tu non ti ricordi anche il Siena? Grandissime parate. Che anche Motta lì rischiò di fare gol con un tiro all'incrocio. Incredibile. Ma cosa ha detto oggi Motta? Ha detto qualcuno... Qualcuno di Lecce che allena una squadra di calcio, non mi ricordo che squadra, che domani gioca col Real Madrid. Ah, è una partita facile. Non mi ricordo chi, ha detto Motta è come Roberto Carlos. Ecco. Perché non lo faccio? Ecco, allora, siccome ha detto così, adesso a chiunque faccia il tifo, qualcuno è qui purtroppo, se non si può avere tutto nella vita, per quei colori dico, avete capito dove sta il problema? Perché se Motta è come Roberto Carlos, qualcuno... Infatti gioca... Secondo me no. Gioca addirittura a padroni sulla... Quello che pensate che sia lui è Croft. Non è più lui. Lui è andato a fare una gita con la moglie e quello che dice agghiacciando è Croft. È Croft. Ecco perché questi risultati... È talmente simile a Roberto Carlos che addirittura gioca a Padoin sulla fascia destra, quindi Padoin e Roberto Carlos sono proprio lì. Poi attento Real Madrid, il Motta è come Roberto Carlos. Poi gli hanno fatto il controllo di doping. Forse, attenzione però, siamo ospiti dell'Art Music School, c'era anche un altro Roberto Carlos.
che era un cantante, probabilmente Motta, lui si intendeva il Roberto Carlos che cantava con Sergio Endrigo al Festival di Sanremo. La festa è appena cominciata e è già finita, quello che poi del resto è successo a Firenze, proprio domenica. Ridi, lui è juventino, quindi per quello che ride. Allora, stavamo parlando appunto della Juventus, ma quelli sono altri argomenti e non vogliamo toccarli. Io mi ero preparato, come fanno nei salotti bene del calcio italiano, degli argomenti, diciamo, di... Dillo per cultura, bene però, imita. Oh, mi ho preparato! Come la... Oh. Come la D'Amico. Oh, così, ho preparato... degli argomenti di cultura generale calcistica e vorrei da tutti voi un parere al volo, eh? Cioè, quindi facciamo un giro, un ping pong, si può dire ping pong o uno slow motion? È la frase della sera, non c'è dubbio. Uno slow motion dei temi generali. Scherzo, poi alla fine poi parliamo di cosa, cioè in fondo poi il contenuto non è tanto la forma, ma il contenuto, mi porteranno via con la lettiga subito dopo. Cominciamo. Francesco, Roma capolista, una meteora può reggere fino in fondo, può aspirare allo scudetto? Ma è ancora presto per dirlo, però la squadra gioca un grandissimo spirito di gruppo, ho visto fare delle cose incredibili nella partita col Napoli e anche quel pizzico di fortuna che non guasta. Secondo me può arrivare fino in fondo, ma se non proprio a vincere lo scudetto, però nelle primissime posizioni sicuramente. Michele? Secondo me ce la può fare. Ce la può fare perché intanto fa del contropiede che in Italia paga sempre. E poi non ha le coppe, per cui può arrivare in fondo. Lorenzo? Modello Juve senza coppe. Cioè, io l'ho detto all'inizio del campionato, secondo me la Roma è... Allora... Scusate, ma per... tu quando hai queste profezie di Celestino, devi venirle a dire di bianco-blu, non di Celestino, se della fortitudine. Io l'ho detto a mio amico ha puntato 5 euro all'inizio del campionato, era quotata... 300 e qualcosa, tipo la vittoria della Roma. Adesso è quotata 11, adesso. All'inizio era quotato un casino. 300. Non l'ho giocato io, ma li ha giocati lui. Vabbè, io l'ho detto, cioè secondo me la Roma aveva bisogno di 3 o 4 acquisti, uno per reparto, come avremmo bisogno noi. Li hanno presi mirati e proprio quelli che gli servivano e adesso si vede, cioè aveva già qualche giocatore di qualità, gli ne ha aggiunti altri e adesso cioè rischia veramente di andare a vincere il campionato. È ancora molto presto perché mancano ancora altre 30 partite, però chi ben comincia, ben comincia. Secondo tema, siccome si gioca la Champions, Juve in bilico in Champions, qualcuno dice che sotto ci potrebbe essere anche un calcolo, cioè chi all'inizio dell'anno come Buffon diceva che forse è meglio arrivare in fondo all'Europa Cup piuttosto che arrivare nei quarti in Champions League. Ma siamo sicuri che poi si arrivi in fondo all'Europa Cup? Però c'è questa voce qui, secondo te è un possibile ragionamento? Dipende dalla partita di domani. La partita di domani noi non lo possiamo dire perché noi andiamo in onda quando la partita okay. In bilico e poi comunque vada la partita con Real, che ancora deve esserci, resta in bilico la Juve, ancora non è sicuro. Sì, però se dovesse perdere anche a Madrid, poi diventa difficile recuperare le prime due posizioni. Beh, io... Pensi che possa essere stato un calcolo? Oppure no, io non ci credo che si facciano questi calcoli, perché comunque non è detto poi che si riesca ad arrivare in fondo. Cioè, poi arrivare ai quarti in Europa League non è facile. Non paga anche economicamente come arrivare ai quarti in Champions. Io riporto una frase detta da Buffon durante la tournée americana all'inizio della stagione, quando gli si chiese ma è meglio arrivare nei quarti in Champions o andare in fondo in Europa League. Cioè, detta così, sì, magari dici sì, chiaro, vinco l'Europa League, è meglio che arrivare ottavo in Champions League. Da qui a dire che uno abbia fatto un calcolo. Sì, però avrebbe potuto dire
attenzione, noi valiamo più dei quarti di Champions. Invece lui ha detto, ha risposto, ma secondo me tutto sommato è meglio provare a vincere l'Europa League. Lorenzo? Sarebbe assurdo per un giocatore di quel livello dire una cosa del genere. Quindi tu non ci credi ai calcoli. Lorenzo? Non ci credo neanch'io. Cioè, è impensabile che tu vai a dire preferisco vincere l'Europa League. Beh, secondo voi la Juve è attrezzata per poter vincere la Champions? No. Per la Champions assolutamente no. E allora ci potrebbe anche stare, al di là della battuta relativa ai quarti che abbia ma pensato. Non è detto che ma non è detto che poi alla fine, esatto. Perché alla fine... Perché c'è un'altra buona squadra. Sarà più facile vincere l'Europa League piuttosto che vincere la Champions. Ah, sì, ma gli avversari ci sono anche lì. Sì, c'è non mi avete convinto, andiamo avanti. La sorpresa è il Verona. Ve lo aspettavate così forte? Cominciamo da là adesso. No, me l'aspettavo così forte no. Però dopo ho visto anche come è messo in campo e... Invece ha un buon gioco anche lui, è una mini Roma secondo me come gioco, perché alla fine forse cioè, non ha gli stessi centrocampisti, diciamo, tendono più a inserirsi i centrocampisti del Verona piuttosto che quelli della Roma, però giocano anche loro molto in contropiede, infatti è quello che paga più che altro. Michele? No, io in effetti non me l'aspettavo. E come diceva lui, giocano in contropiede, hanno questo Uturbe che sembra che abbia il turbo quando parte, sicuramente è una sorpresa, poi quella che possa essere la rivelazione a fine anno andiamo a vedere anche in base alle preparazioni che gli allenatori hanno condotto, perché sai, una neopromossa spesso prova a partire forte per cercare di far punti e creare un entusiasmo all'interno dell'ambiente, poi a fine anno magari arriva, c'è una rivelazione che fa più punti. Francesco, posso dirti una cosa? No. Io te lo dico lo stesso. Mi ricordo tipo di 2 anni fa che il Cesena era partito a busso, che addirittura era primo, e poi dopo, ciao bello. A busso, non quindi in slow motion. No. Invece, siccome Francesco ti cambio leggermente la domanda, siccome Michele ha parlato di turbe, e tutti parlano di turbe in questo momento. Vogliamo dirlo una volta per tutte dove giocherà il prossimo anno i Turbe, a meno di che qualcuno non si sveni? Ma non si sa ancora. Se non si svena, dove torna? Tornerà da dove è venuto, cioè? Certo, al Porto. Al Porto, perché cioè, io leggo, continuo a leggere i Turbe che piace a questa squadra. I Turbe è in prestito dal Porto, io certo. Credo che il Porto... Nel momento in cui sto ragazzino dimostra di avere le qualità che tutti gli riconoscevano e che prima non era riuscito a mettere... sei in prestito secco. E che pare oltretutto sia stato Bagni a indicare al Verona di prendere i Turbe, e questo fa sagguinare ancora di più noi del Bologna. Allora, i Turbe, cioè il Porto, sono portoghesi, io non credo che i portoghesi... ti regalino i Turbi, no, credo che chiederanno una cifra, certo. E siccome il Porto, vediamo che dopo Guarin, cioè quelli che giocano al Porto sono facilissimi da prendere, sono sì, tutti sì, lì, sì. Hulk l'ha preso, ecco sì, esatto. Ecco, voglio dire, insomma, i portoghesi non regalano nulla, questo diciamo che ci vorranno dei soldi fitti, se per il Turbo continua a giocare così, perché il Turbe giochi ancora in Italia. Assolutamente. Poi attenzione, il Verona, occhio, cacciatore ha già fatto 3 gol. Cacciatore sta giocando molto bene. Questa è una grande rivelazione del campionato quest'anno. Nazionale, Totti, lo porteresti in Brasile? Dipende come arriva. No, devi vedere come arriva. No. Oggi assolutamente sì, adesso si è fatto male, vabbè, domenica, però... Ma sotto l'aspetto proprio squisitamente filosofico del fatto che lui ha una certa età, eccetera. No, beh, in queste condizioni non puoi non portarlo. Sì. Sì, io lo porterei. Cioè, non puoi pensare di fare un mondiale per far fare delle esperienze dei giocatori. Cioè, un mondiale vai e cerchi di ottenere il massimo. E Totti può aiutarti. Io so per certo che Lorenzo porterebbe pazienza e non Totti, però gli faccio la stessa domanda. Io adesso come adesso lo porterei, però ho seri dubbi che riesca a arrivare così costante fino a giugno. Quindi no? No, adesso sì. Tu hai detto adesso, io adesso... Adesso sì, ma a giugno te lo porto no. Io anche. No, bisogna vedere anche gli infortuni, bisogna vedere gli acciacchi, le cose. Perché se noi siamo specialisti, però, se ricordate bene, nel portare giocatori rotti
ai mondiali. Totti, siamo Totti, Baggio. Quindi voglio dire, non credo che, cioè, abbiamo fior di commissari tecnici che hanno dimostrato, a parte che ci, magari un'altra volta parleremo dei commissari tecnici, perché è possibile, vi chiedo, che una nazionale vada a una fase finale di mondiale o di europeo e sia costretta dai giocatori che hai portato, eccetera, alla fine a creare delle vere e proprie invenzioni durante il torneo, perché si è rotto uno che poi fra l'altro era già mezzo rotto prima e così. Faccio un esempio, all'europeo abbiamo visto De Rossi inventato centrale perché Chiellini si era già fatto male prima dell'inizio del mondiale, quindi vedete che queste genere di dinamiche nella testa del commissario tecnico non ci sono, quelle degli infortuni. Vabbè, andiamo avanti. Lorenzo, Juventus in difficoltà in Europa e in Italia, è ancora la squadra da battere? Non sarà che il bastone di Conte è controproducente invece della carota? Perché abbiamo visto anche con Vidal. Sì, no. Cosa pensi? Penso che la Juve forse stia passando un momento, diciamo, dove si è rilassata un po' troppo, ha detto abbiamo già vinto, in Italia ci siamo noi, invece adesso sta vedendo che non ci sono più solo loro e forse adesso, ora come ora, si sentono spodestate dal trono, perché all'inizio, cioè gli anni scorsi, cioè anche negli scorsi anni non si poteva dire che l'Inter o il Milan gli tenessero testa, certo. Assolutamente, anche il Napoli faceva fatica, poi alla fine non aveva la stessa organizzazione. Invece adesso abbiamo visto come ci sono delle big, si siano rinforzate tutte. E adesso la Juve, secondo me, ha sbagliato a non vedi che lampeggia adesso la D'Amico, ti trovo. Ringraziamo, grazie, devi concludere. No, dico, la Juve ha sbagliato a non fare una cosa modello Roma. La Juve ha preso Tevez e si è accontentata, diciamo, ha preso Gbona, ma Gbona non gioca. Secondo me ha sbagliato in quel punto di vista, doveva rinforzare con il mercato che non condivide. Esatto. Michele. No, io credo che adesso smontella della situazione. Facciamo montella della situazione. In questo momento, secondo me, Conte sta pagando oltre un po' il bastone anche la sua rigidità tattica, perché continuare a giocare a tre con dei difensori che non sono in condizione, stai commettendo un errore, cioè domenica vinci 2-0, devi andare poi a giocare a Madrid, ti metti a 4 in difesa. Io la partita l'ho vista, pensavo, ma perché non si mette a 4? Ha subito due cambi campo e ha preso due gol. Cioè lui bravissimo, per amor di Dio, però questa rigidità nella difesa 3 con dei giocatori fuori forma. È più antipatico Mazzarri o Conte? No, vabbè. Conte. Questo Conte, vabbè. Guarda, se vi sentite sono juventino. Sentiamo Francesco sulla Juve. No, beh, la Juve sicuramente sta pagando alcune scelte di mercato e questo discorso che, mio parere, Conte sarà l'ultimo anno questo che rimane a Torino. Io ti dico così, con tutto il rispetto per la Juve, per il Milan e per l'Inter, avrei il piacere che lo Scudetto vincesse una squadra al centro-sud, che possa essere la Roma, il Napoli. Mi piacerebbe anche per dare... Chi dei due potrebbe essere, secondo te? Forse più il Napoli, però anche se vincesse la Roma non mi dispiacerebbe. Bisogna un po' cambiare la geografia degli Scudetti ultimamente, perché sennò possono vincere sempre Juventus, Milan e Inter. Comunque una cosa, scusa un secondo. Completiamo, no, dai, dopo, si può. Te la dico dopo. No, non lo voglio sapere. No, interessante. Anche il microfono. Allora, Montella è così bravo? A me piace Montella, molto. Montella, man of the day. A me piace molto. Adesso al di là della vittoria. Of the year. Al di là della vittoria. Slow motion. No, contro la Juve, che è una vittoria prestigiosa, che mancava da tanti anni a Firenze. Però secondo me è molto bravo. E la Fiorentina che cosa può ambire? È la Fiorentina, non allo scudetto, però può ambire alla Champions, sì, secondo me sì. Michele? Beh, a me Montella piace molto, e quello che piace di più è che ha impostato un centrocampo molto tecnico, che in Italia invece non tutti fanno, e questo sta pagando.
E dipende se Pepito Rossi continua ad avere questa forma, la Champions riuscirà a raggiungerla. Un altro da nazionale subito. Ma c'è già. Sì, certo. Ma bisogna anche lanciarlo in campo. Ci fa anche piacere, viste le sue ultime vicissitudini. Lorenz? Io penso che... qual era la domanda? Aspetta, è attento. Montella, e a che Montella Man of the Year e Fiorentina cosa può ambire? Ah no, beh. Devo ripetere tutto. No, ho avuto un vuoto momentaneo. Stai pensando. Stavo pensando alla risposta e mi sono dimenticato la domanda. Stai pensando a pazienza. No, la Fiorentina sicuramente, secondo me, non può ambire allo scudetto. Ha un grandissimo gioco, mi piace molto anche quello, però... E come organico anche lì può fare o la figura del Napoli degli ultimi due anni oppure può arrivare alla Champions che poi gli è mancata l'anno scorso per un soffio e che meritava, esatto, per un soffio, per un soffio, esatto. Più che per un soffio, per un fischio, esatto. Soffio al cuore. E Montella è, anche quando parla alle TV è sempre... non si sbilancia mai, non accusa quasi mai. Invece ci sono molti tecnici che tendono ad aizzare le folle con proprie dichiarazioni contro gli arbitri e quant'altro. Addirittura Mazzarri, che è arrivato Branca, fa no, non si presenta perché non è d'accordo con le decisioni arbitrali e qua e di là. Quindi... Bisogna un po' crescere dal punto di vista intellettuale, anche Montella può essere un esempio, nonostante sia uno dei più giovani, penso. Vi faccio l'ultimissima, ma voglio solo il nome secco, perché poi andiamo in pubblicità. Dovendo scegliere l'allenatore della vostra squadra ideale quest'anno, Garcia o Montella? Garcia. Montella. Montella. Montella batte Garcia 2-1. Lorenzo? Diego. Ma io Montella anch'io, forse. Sì. Io Montella. Anche strano, non ci avrei mai scommesso che avessi anche detto. Se Garcia straordinario. Garcia è bravissimo anche negli atteggiamenti, nei comportamenti, però da quello che so io, la sua dichiarazione prima dell'ultima partita col Napoli, quella che ha detto io sono francese ma di origine spagnola e vi confesso di aver sempre fatto il tifo per il Real Madrid, potrebbe essere molto sottile, perché mi risulta che a Madrid stiano facendo, la stampa abbia cominciato veramente a fare una politica anti-Ancelotti, che parte da lontano, perché Ancelotti ha fatto un po' anche, mi dispiace per Carlo che è una bravissima persona, però insomma ha portato tutta la famiglia, il genero e così, e quindi anche questo, la squadra non sta giocando bene, quindi c'è la politica anti-Ancelotti e qualcuno dice che dietro l'angolo c'è che Garcia il prossimo anno, comunque andassero le cose qui in Italia, potrebbe diventare l'allenatore del Real Madrid. Pubblicità. Istituto Giglio & Co. Le soluzioni personalizzate danno ottimi risultati estetici, importanti anche a livello emotivo. Perché con i capelli belli e sani ci si sente più sicuri. Istituto Giglio & Co. Allora, e adesso facciamo lo stesso giochino, però col Bologna. Ci tocca. Per concludere il discorso del calcio di questa sera, io vi ringrazio per essere stati ospiti di questa dramma calcistico con uno che fa invece una farsa, che sono io. Però, insomma, vi chiedo di parlare un po' del Bologna nello stesso modo. Allora, Sassuolo, battuto e iellato.
possiamo dire battute iellato a, a Reggio Emilia? Parto io? Parti tu. Sì, è stato battuto... Cioè, sul... alla fine tu hai dato delle insufficienze, voglio dire, però possiamo dire che bene ha fatto Guaraldi a confermare Pioli? No, sì, sì, no, ma infatti dopo questo... Cioè, io ho pensato subito la stessa cosa appena finita la partita. Non si può incriminare, cioè, va bene che non sta ottenendo risultati, però il gioco l'abbiamo visto, non ha lasciato spazio al Sassuolo. Il Sassuolo è stato battuto sul piano del gioco e fortunato sul piano del risultato. Sì, io sono d'accordo, battute iellato, ma se si vuol tirar fuori da questa situazione bisogna rimpolpare la rosa. Centrocampista e una punta là davanti sono fondamentali. E forse anche un difensore, un portiere. Beh, volendo. Sì, uno per ruolo. Vabbè, non mi alla, bruciate. Alla Roma, bruciate, alla Roma. Non mi bruciate i temi. Vi faccio cacciare fuori. C'è la D'Amico qui dietro che mi spinge. Sfortunato, iellato, ma fa parte di questo inizio di stagione. Purtroppo non ne va una, oltre a piove sul bagnato. Piove sul bagnato, esatto. Purtroppo. Quindi. Senti, cosa non va in particolare? C'è qualcosa? Cosa non va? Non vanno i risultati, non va la difesa, non va che al primo tiro praticamente ogni volta si prende gol e non va neanche l'attacco, perché che doveva essere il punto di forza forse di questa squadra, che fino adesso non sta diamanti a parte dando molto. Secondo me è poco filtro anche a centrocampo, cioè avere visto il gol del Verona di Iturbe che parte e il primo che lo affronta è Sorensen dopo 40 metri di palla al piede al limite dell'area, c'è qualcosa che non va anche lì. Lorenzo? I problemi sono sempre quelli poi alla fine. La cosa che manca di più è un centrocampista che sia in grado di fare schermo appunto davanti alla difesa, e noi non ce l'abbiamo più la difesa. Ne togli uno perché sta giocando male, ne metti un altro, gioca male anche quell'altro, cosa ci vuoi fare? È un discorso di rosa, di organico, che non è stato diciamo fatto secondo le esigenze della Serie A, diciamo. Cosa invece funziona, allora vi chiedo, che è già più difficile forse? Secondo me l'unica cosa che funziona sono tre persone individuali, sono Laxalt, Cristaldo e Diamanti, secondo me. Perché il gruppo sta facendo fatica adesso, secondo me non li vedo più affiatati neanche come negli anni passati. Aggiungerei ai tre giocatori che dice lui l'attaccamento del gruppo all'allenatore. Questo può portare a una svolta. Quello che dicono loro più paradossalmente è la classifica, perché con una vittoria battendo il Livorno probabilmente saresti salvo domenica. Tu sei un fautore del mental trainer. Può essere utile in certi casi. Adesso, credi che il Bologna ne abbia bisogno? Probabilmente sì, ma non solo l'allenatore, forse anche i giocatori, nel senso che è una pratica che nel calcio è sempre più diffusa, molti ne fanno uso, alcuni ridono di questa cosa qui, ma io invece credo che per certi versi potrebbe anche essere utile, soprattutto nei momenti di difficoltà, chiaramente. È possibile che no? Faccio la stessa domanda. È possibile che ogni anno il Bologna fatichi così tanto nella fase iniziale del torneo? Beh, è possibile, l'allenatore è sempre lo stesso, potrebbe essere anche una questione di metodo di preparazione. Sicuramente quest'anno la rosa è stata, cioè, secondo me non è all'altezza della categoria che deve disputare. Lorenzo? Allora, come Balotelli gli danno un tutor per imparare a comportarsi per bene, io non vedo perché no, un motivatore che dia la carica alla squadra, ce ne sia bisogno. Secondo me un ottimo motivatore è stato Malesani quando ci fu il problema del presidente, degli stipendi che giocavano, e poi loro giocavano e vincevano. E quello è stato
c'è stato un buon motivatore dietro che ha spinto la squadra ad ottenere risultati. Le dichiarazioni, vi chiedo. Allora, ovviamente la dichiarazione più forte è quella di Diamanti, che dice: ho visto compagni di squadra piangere. Come l'avete... Beh, se tu ci tieni, vuol dire che alla maglia ci tieni, ai risultati, cioè la squadra, per i tifosi anche vuoi vincere, ma se non riesci è un modo per sfogarsi anche. Beh, comunque è una cosa positiva, nel senso che comunque gente che ci tiene, non credo che ci tenga per se stesso, ma ci tenga perché comunque se la squadra fa male sono tutti coinvolti nel disastro, quindi per me può essere un buon punto di partenza per rifarsi. Secondo me è positivo, perché da leader della squadra, qual è il Diamanti, sono parole importanti, ma che dimostrano che comunque, nonostante i scarsi risultati, il gruppo c'è. Come dicevi tu, che siccome la classifica è ancora ma così... Ma sì, alla fine basta una vittoria per ridare anche fiducia e morale a tutto l'ambiente. L'ultima ovviamente è: in questo momento ci sono tre squadre che sono più deboli del Bologna? In questo momento no, in questo momento il Bologna è la squadra peggiore, non lo dice solo la classifica, però dicevamo prima, molte di quelle squadre lì agli ultimi posti si equivalgono, quindi se tu batti domenica e Livorno, magari Livorno diventa peggiore del Bologna, non è detto, è una serie di risultati, è una cosa mentale, cioè nel senso, molte squadre nella parte bassa si equivalgono, quindi alla fine possono retrocedere una, due, tre, ma dipende da qui alla fine ai risultati e soprattutto agli scontri diretti che ci saranno. Purtroppo i primi li hai persi, però non è ancora finita, ci sono ancora 30 partite. Invece a voi chiedo un'altra cosa. Il Bologna ha, credo, 9 nazionali e questa settimana, per la settimana della pausa, poteva essere una settimana importante, perché poteva dare la possibilità, nel caso in cui avesse avuto tutti i giocatori a disposizione, a Pioli di poter lavorare con tutta la squadra. Abbiamo visto anche in Europa e anche squadre che stanno andando strabene, faccio l'esempio perché io l'ho seguito, perché mio cugino gioca, non è mio cugino, ma insomma Diego Costa, capocannoniere, ancora una volta. L'Atletico Madrid, che ha perso malamente con un autogol incredibile del portiere, che alla Cucci, vorrei dire. Scusa. Non è bastato, scusa. Diego questa volta. Però insomma ha perso, e decisamente rispetto alle prestazioni che aveva fatto precedentemente è sembrata appesantita, affaticata, non ha giocato con brillantezza. Ecco, quanto soprattutto in una lotta di bassa classifica può incidere il fatto che non hai le coppe ma hai i nazionali? È vero che ormai sono gli ultimi impegni, però vi chiedo questo, tante altre squadre che lottano col Bologna non hanno questo problema. Sì, secondo me può incidere, perché non c'è solo un problema di organizzazione degli allenamenti e quindi del miglioramento di certi aspetti che devi curare, ma c'è anche un aspetto di dispendio di energie mentali, che in un momento in cui la squadra è in difficoltà ne hai veramente tanto bisogno, e se parti, ti fai delle migliaia di chilometri e poi torni, comunque anche mentalmente sei fiaccato. Giustissimo, infatti Perez è tornato pochi giorni prima della partita e non ha giocato, cioè non è tornato tardi, però anche Garrix ha giocato con l'Austria e dopo non, ieri probabilmente è per quello che abbiamo visto Crespo domenica. Cioè, più sei faticato meno puoi dare alla squadra, infatti per un esempio anche Muriel con l'Udinese è rientrato anche lui dalla Colombia tardi, nel senso è rientrato 2 giorni prima della partita e è entrato al 51esimo. Alla fine se giochi con la nazionale poi ne risenti per la partita dopo, perché sei più affaticato rispetto agli altri. Allora siamo all'epilogo per quello che riguarda i temi calcistici. Ovviamente chiudiamo il discorso prima della presentazione del libro, che aspetta me, ma vi chiedo di
diciamo, come ultima domanda, la più scontata, la più banale, un vostro pronostico su Bologna-Livorno. Mi posso esprimere per ultimo? 2-1 per il Bologna. Penso anch'io. Pensi che 2-1 il Bologna, sì. Io penso che se il Bologna... Io credo che l'amico Luca abbia detto... abbia in fondo detto come potrebbe essere, cioè io penso che se il Bologna si sblocca stavolta vince largamente, cioè se veramente troviamo, cioè, c'è una, perché la forza d'urto, la voglia di lottare c'è sempre stata, la reazione c'è sempre stata, quindi ho la sensazione che se le cose dovessero andare bene, non dico mica che non per gettare discredito sul Livorno, certo. Però penso che potrebbe essere la volta di una goleada del Bologna. Speriamo tutti. Allora, sentiamo qui l'ultimo, quello che io l'ho detto all'inizio della stagione. Allora, ad agosto, quando hai visto i calendari e hai visto Bologna-Livorno, tu sapevi già il risultato. Vedendo Bologna-Livorno avevo già pensato, qua si va alla grande, certo. Tranquillo. Cioè, Bologna-Livorno... cioè, vinci facile, però adesso bisogna usare un ipotetico sì, perché secondo me andiamo sotto, perché sia che giochiamo con la difesa 3 che con la difesa a 4, secondo il Livorno me, come gioca? Il Livorno gioca un 3-5-2, ma Paulinho e Megara sono bravi a inserirsi, secondo me i nostri difensori li mettono in difficoltà quasi subito. Quindi secondo me andiamo sotto e qui c'è il sì. Se c'è la reazione, che come penso avverrà e spero, c'è la reazione d'orgoglio e facciamo una partita stile Sassuolo. Sempre sotto, insomma. Sì, secondo me sì. Tatticamente, stile Sassuolo, che dominiamo nettamente. Se dominiamo nettamente dopo aver preso il gol, qua ne facciamo anche 3. Quindi finisce 3-1. Però se non c'è la reazione che poi... Ci atterriamo mentalmente e ne finisce prendiamo come il Verona. Esatto. Quindi o 3-0 per loro o 3-1 per noi. Siamo rimasti dopo questa io non so se mi riprenderò dopo questa dopo questa analisi. Finirà 1-1 dopo quello che ha detto dopo quello che ha detto Lorenzo. Allora, io vi ringrazio per la partecipazione, spero che vi sia stata di vostro, ma per noi è stata una piacevole conversazione. Io concludo la trasmissione di questa sera, dopo la pubblicità, parlandovi, come sempre, di un libro sportivo. Pubblicità. I capelli sono lo specchio del nostro benessere. Prendersene cura significa affidarsi a chi garantisce la loro salute e bellezza. Istituto Giglio & Co. Professionisti, biologi e tecnici con grande esperienza in tricologia. All'Istituto Giglio & Co. affrontiamo, ma soprattutto risolviamo, i problemi dei capelli attraverso ricerca scientifica e le più moderne tecnologie. Istituto Giglio & Co. Dunque, per il libro di questa settimana io, colpo di scena, ho portato tutti i libri che abbiamo presentato dall'inizio della stagione adesso, perché voglio fare un piccolo riepilogo prima di parlare del nuovo libro sportivo. Abbiamo cominciato, ricorderete, con l'autobiografia di John Fultz, mi chiamavano Cocis, autobiografia molto onesta. Non si è fatto sconti John, ne viene fuori, se volete, chi vuole vederci l'autobiografia di un libertino,
ci vede questo, chi vuole vedere l'autobiografia di un grande campione dedito a diverse cose ci può vedere quello. Io ci ho visto l'autobiografia di una persona molto onesta con se stesso, quindi non si è fatto sconti, e però è veramente un giocatore straordinario, e detto fra l'altro da un fortitudino, credo che possa essere ancora più valido. Il secondo libro che abbiamo presentato, è venuto l'autore, Stefano Semeraro, Center Court, praticamente la storia dei grandi campioni dall'inizio del tennis, dall'Ottocento se non addirittura prima, a Rod Laver, con la figura per esempio straordinaria del barone von Kramm, che fra l'altro proprio in questi giorni è stata ripresa, anche per quello che riguarda i temi dei tedeschi che rifiutavano la presenza e l'idea nazista. Poi abbiamo proseguito sempre con gli ospiti, con l'autore in studio, con la biografia dei Duran, straordinaria famiglia della box. Sono venuti Gualtiero Becchetti, che è l'autore e che è lo zio di Alessandro Duran, con Alessandro Duran, ma noi ne approfittiamo per ricordare, per salutare anche Momo, per salutare Augusta, per salutare tutta questa straordinaria famiglia che veramente ha fatto del suo impegno pugilistico una nobile arte, e continua a farlo ovviamente nella palestra che gestiscono i due figli di Carlos a Ferrara. E poi abbiamo parlato di doping, lo sport del doping, il professor Donati, veramente un libro che sconvolge un pochettino quelle che sono le gerarchie dei risultati sportivi di questi anni. Quelli che sembrano dei campionissimi in realtà finiscono per essere dei campioni di cartone, mentre invece atleti che sembravano di secondo piano risultano alla fine diventare i veri, propri, grandissimi campioni che l'atletica italiana in particolare ha avuto. Mi riferisco in particolare a Donato Sabia, che non ha mai vinto nulla, ma che è riuscito ad arrivare quarto a un'Olimpiade senza fare uso di doping. E quindi, secondo il professor Donati, quel quarto posto vale assai di più di quello che è stato riportato dai giornali e di quello che ha fruttato. Poi abbiamo fatto un breve excursus filosofico con Le regole del sudore del professor Giovanni Boniolo, ex cestista. Lo abbiamo incontrato di persona alla libreria Ambasciatori, è un libro bellissimo, è un libro in forma epistolare dedicato ai figli, dedicato agli amici, nei quali un filosofo, un professore fra l'altro che è docente di filosofia della scienza a Milano, ha così preso in considerazione aspetti dello sport come quelli della squadra, appunto, della coesione, del sacrificio, il piacere dell'allenamento, tutte particolarità, insomma, che magari ai più sfuggono, a quelli che gridano gol la domenica sfuggono, ma che sono importanti. Infine, la farfalla granata non ha bisogno assolutamente di altro. Abbiamo visto uno striscione già anche domenica scorsa molto commovente sulle gradinate dello stadio di Torino. La farfalla granata è Gigi Meroni, questo personaggio veramente, veramente strepitoso. Purtroppo un James Dean, diciamo, del nostro calcio, ce lo siamo goduti poco e non sappiamo che cosa sarebbe stato di lui se il destino gli avesse dato la possibilità di farci vedere tutto il suo talento in età un pochettino più matura. Se n'è andato purtroppo a 24 anni. Stasera invece parlo, è facilissimo parlare di questo libro ed è, diciamo,
è stato l'evento letterario sportivo degli ultimi anni. Io leggo solo due parole perché credo che, tolgo gli occhiali perché sono vecchio, cioè non ci vedo senza con gli occhiali a leggere. E, cioè, comincia così, tanto per dire, dice, non trovo più il punto, l'inizio ovviamente è dedicato alla fine della sua carriera, ecco l'ho trovato, dice, gioco a tennis per vivere anche se odio il tennis, lo odio di una passione oscura e segreta, l'ho sempre odiato, quando quest'ultimo tassello della mia identità va al suo posto, scivolo sulle ginocchia e in un sussurro dico fa che finisca presto. Ora, questo odio che più volte viene ribadito all'inizio della sua autobiografia è quello di André Agassi per il tennis, e voi capite che è un pochettino sorprendente la cosa, ma lui praticamente, raccontando la sua storia in Open, edizioni Einaudi, la mia storia, dice, cioè svela una personalità che probabilmente molti di noi non conoscevano. Questo libro è da 2 o 3 anni, credo, al vertice delle classifiche, diciamo, di letteratura sportiva, ma non solo, di letteratura in generale, mondiale. C'è anche un motivo, ecco, perché il motivo è che esattamente non l'ha scritto lui, o comunque lui ha raccontato ed è stato registrato la sua storia, che è veramente molto sfaccettata, a un signore che si chiama J.R. di nome, non è quello di Dallas, si chiama J.R. Meringer, che ha vinto il premio Pulitzer e lavora per il Los Angeles Times. Quindi diciamo che la scrittura è quella di un premio Pulitzer, la storia è quella di Agassi, le due cose insieme si fondono ed è, vi posso garantire, una lettura straordinaria, anche perché ovviamente i personaggi che hanno fatto parte della vita di Agassi li conosciamo tutti, dalla moglie Brooke Shields alla moglie attuale che è la Steffi Graf, ma ci sono tantissimi retroscena, tra cui proprio il primo, questo odio profondo che questo ragazzo ha nei confronti del tennis, che nasce poi da un durissimo rapporto con il padre. Insomma, tutti questi particolari fanno di questa storia veramente qualche cosa di sorprendente. Io ricordo di aver chiesto, non mi ricordo se a Stefano Semeraro, che poi è stato nostro ospite, che ha seguito tante volte i grandi tornei dello Slam, di avergli chiesto, mi pare una delle prime volte che era andato, credo, a Parigi, gli ho chiesto ma come sono questi campioni visti da vicino, perché io francamente ho avuto anche la fortuna di fare un torneo, ma non faceva parte del Grande Slam, i Tunis Open, e di avere anche intervistato in esclusiva Sundström, lo svedese che in quel momento era numero 2 o numero 3 del mondo, però non sono mai andato, in quel caso non c'erano gli astri, proprio gli astri di primissima grandezza, e non li ho mai conosciuti. Quindi gli ho chiesto com'erano e lui mi ha detto sono tutti, parliamo di un tennis di una volta, ecco, sono tutti almeno di 20 anni fa, sono tutti abbastanza alla mano tranne Agassi. Quindi ognuno di noi si è fatto di Agassi, che era anche oltretutto quello che vestiva in maniera un po' stravagante, che si metteva, sì, che aveva questi capelli lunghi, ci si è fatta l'idea di un uomo antipatico. Vengono fuori da questa autobiografia invece dei tratti di un ragazzo particolarmente divertente, dico la verità, simpatico perché intanto probabilmente questo suo essere un po' scontroso con il mondo, diciamo l'opinione pubblica, gli nasce dal fatto che fin dall'inizio ha una calvizie precoce e lui la nasconde con una sorta di parrucchino, quindi addirittura ti racconta che in un torneo, non so che problema abbia questa copertura finta
e quindi lui perde la partita, una delle prime volte che va in una finale di un torneo ATP, perde la partita perché tutta la partita pensa di perdere da un momento all'altro la parte che gli copre la calotta cranica e quindi di fare una figura barbina davanti alle televisioni di tutto il mondo. Pensate un po' com'era. Ma poi c'è nella prima parte, che è stata secondo me la più per me che l'ho letto la parte più divertente, c'è tutta la spiegazione di questa famiglia, c'è questo padrone che ti diventa simpatico, mi credo si chiami Mike, papà Mike, che era un pugile di origine iraniana, pugile della nazionale olimpica iraniana, non so a quale olimpiade, che però non è mai venuto fuori e che quindi si ostina, vuole fare di suo figlio, che ha questo talento, il grande campione, e che allora lo massacra dal punto di vista degli allenamenti. A un certo punto Agassi dice, a parte questo padre che cerca casa a Las Vegas, vicino al deserto, la casa non deve avere particolari requisiti interni, cioè dice noi continuavamo ad andare con questi immobiliaristi a vedere le case e ci piacevano anche, ai miei fratelli dicevano questa è bellissima, ma sapevamo benissimo che nostro padre non guardava neanche come era fatta dentro, ma guardava se fuori c'erano le dimensioni per poter fare un campo da tennis. Se non c'erano le dimensioni di un campo da tennis, lui anche se avessero avuto la reggia di Caserta non l'avrebbe mai presa, non dice così Agassi, però ti fa capire questo. Ed è strepitoso, anche solo l'immagine così iconografica di questa famiglia che va in giro con, addirittura dice, mio padre non aspettava neanche che l'immobiliarista fermasse la macchina, ripartiamo, che noi eravamo appena scesi, dovevamo salire in macchina di corsa perché lui la casa l'aveva già bocciata ancora prima di vederla. Finché poi non trovano questa casa vicino al deserto, che ha finalmente le dimensioni di un campo da tennis, e lui è costretto a giocare, cioè suo padre inventa praticamente, si costruisce da solo una macchina che spara le palline, e lui praticamente viene messo su questo campo dove sta tutto il giorno, e dice che praticamente c'è il calcolo esattamente, lui fa il calcolo matematico, no? Ogni settimana colpivo 25.275, cioè una roba esorbitante, e dice a un certo punto, dopo due ore, tre ore, sempre a colpire, ancora bambino, non ce la facevo più, avevo le palline che erano sotto ai piedi, e allora mi rendevo conto che avevo un'alternativa, cioè volevo sbagliare per prendere fiato, perché non avevo tempo per prendere fiato, allora sapevo, se la tiro in rete mio padre mi fa una scenata pazzesca, se la tiro fuori dalla rete di recinzione mio padre mi fa la scenata pazzesca, però va subito a prendere la palla e allora ho un minuto e mezzo per respirare. E allora la butta fuori dal recinto perché così riesce a respirare. Ecco, questo per dirvi un po' quali sono gli aneddoti. Ne vengono fuori tantissimi. Poi comincia a giocare per scommesse al circolo lì, cioè il padre praticamente mette questo bambino che gioca bene a giocare con tutti i VIP che arrivano a questo circolo. C'è Jim Brown, grandissimo giocatore dei Cleveland di football americano che aveva smesso, quindi pensate a questo atleta immenso che si trova un bambino di 13 anni e il padre di questo bambino di 13 anni che gli dice $5.000 che perdi. Allora stai scherzando, ma io gioco con questo, non gioco neanche, lo rovino. $5.000 che perdi. E intanto nel libro il pensiero di Agassi che dice ma è pazzo, ma noi non li abbiamo $5.000 e se io perdo, e allora va in campo sapendo che deve vincere e alla fine vince, però con questa angoscia di sapere che la famiglia di $5.000 se perde non ce li ha. Ecco, e sono delle cose straordinarie, una litigata del padre con un camionista, che il padre ferma la macchina perché essendo stato ex pugile, cioè praticamente litigano in macchina, il padre ferma la macchina, scende, mette KO, il KO tecnico, il camionista, e raccontato dal bambino che guarda la scena, sembra veramente un cartoon, che dice io lo vedo il camionista steso per terra e mio padre che riparte, non so, se passa una macchina lo uccide. Ed è veramente, ha queste cose. Questo io vi ho raccontato solo la parte che riguarda l'infanzia. Poi c'è tutta la parte che riguarda Brooke Shields
e il rapporto con la madre anche di Bruxy. Hai ragione, c'è anche il rapporto con Bolettieri che lui riesce a dominare, perché Bolettieri si rende conto che questo è un grande talento e lui è l'unico che riesce a strappare, perché Bolettieri è una iena, sì. Ma con lui invece... Insomma, io vi dico, grandissimo personaggio, tu hai letto il libro? No, non l'ho letto. Allora, io vi consiglio vivamente di leggere questa autobiografia. Perché ne vale veramente la pena, ricordiamolo, Andrea Agassi, Open, la mia storia, e concludo dicendo che siccome lui ha detto io odio e odiavo il tennis, allora se voi prendete l'autobiografia, magari ne parleremo un'altra volta, di quell'altro matto scatenato che si chiama, talentuosissimo, che si chiama John McEnroe, comincia il suo, da buono ovviamente antagonista, comincia la sua autobiografia dicendo ma come si fa a scrivere, ma come si fa a essere Agassi, cioè, ma come, non dice così, però dice ma come si fa a essere un campione a dire odio il tennis, ma io non avrei mai, e quindi ovviamente getta discredito su Andrea Agassi, perché ovviamente ne prende le distanze dicendo ma non è possibile, il tennis è lo sport più bello del mondo e così via. Comunque stasera abbiamo parlato di Andrea Agassi Open, una lettura che io consiglio vivamente, molto divertente, non solo per i racconti sportivi e per chi ama il tennis, ma proprio per in genere come vita di questo straordinario personaggio che fra l'altro adesso con Steffi Graf ha dato vita a un'importante fondazione a favore dei bambini meno fortunati. Io con questo ho concluso, io vi ringrazio tutti tranne uno, ma non dico chi è, lo potete vedere in fondo, sto scherzando ovviamente perché l'ho voluto io fortemente come nel mio fantacalcio personale, anche se pazienza ce l'ho nella mia squadra e non nella sua. Ringrazio Francesco II, sappiamo bene perché Francesco I disse tutto è perduto fuorché l'onore, esatto. Francesco Garagozzo, ringrazio Michele che ho rivisto volentieri dopo un bel po' di anni, ma sei sempre uguale, dormi in frigo come ti ho già detto, e ringrazio Lorenzo Doboletta, detta Doboletta, è l'argentino Doboletta, che infatti non a caso ha subito legato con Cristaldo, e ci rivediamo alla prossima volta con Io, Luca e il Rosso Blu. Arrivederci.